E quello che state ascoltando è È Fumble. Fumble Sama. Segore. Segore. Ho condiviso solo Saghe. Spreaker. Saghe. Saghe! A proposito di Saghe, c'è ancora del Saghe Saghe? per chi lo vuole bere, ma quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in italiano. E ci trovate su fumblegdr.it e lì c'è un poggiabicchiere. Ci trovate anche su qwerty.it. E tra poco ci troverete anche su Spotify. Sì, perché c'è Manto che canta. La C'è grande. l'album di Manto chiamato Fumble. I'm singing in the Ma io credevo che cantassero giapponese, quindi. Eh sì, chiaro. È più facile. Quello sembra io quando vado in senza il bagno. porco, ma quando tiro un mignolata contro lo Quando spillo. calpesti un pezzo di Lego, Che canti in giapponese. È una esatto. legge naturale I umana. caltrops. Esatto. È la fisica che ti porta a cantare in giapponese. Quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo, ma non è l'unico. Trovate anche Sidequest e Epoca su fumblegdr.it, che sono il nostro spin-off e il nostro Kohai. Cioè il nostro Epoca Kun. Epoca Kun. Il Koai è quello che impara insieme a voi, ma è di una classe inferiore. Non è quello che mangia le foglie di eucalipto, Manto. Quello è il Koala. Il Koai è quello che ha iniziato dopo, ma sta seguendo il vostro stesso percorso. E quindi andate ad ascoltare Epoca, di cui trovate anche su fumblegdr.it gli articoli su che cosa è successo prima di quello che sentite online di Epoca. Se vi interessa C'è una approfondire, storia, andate c'è una a leggervi la backstory, storia. c'è una backstory di campagne precedenti che non sono state pubblicate, ma che sono state giocate ed è molto Bella, interessante. bella. Le cose importanti da dire prima di iniziare a giocare a La Leggenda dei Cinque Anelli, che è il gioco a cui giochiamo stasera, Fourth Edition! sono che il link nelle note alla puntata su Fumble GDR sono state aggiornate in modo da poterlo comprare su DriveThruRPG. Al modico prezzo di 37 euro invece che 120. Vabbè, è modico sicuramente. Ah, però. Oltre a questo, c'è da dire che, però, purtroppo la spiega leggenda. un attimo il DriveThruRPG, perché io ne ho sentito parlare, ma non ho ancora DriveThruRPG idea. è probabilmente il più grosso store online di PDF, e non solo, perché fanno anche stampa on demand. Quello te li puoi fare stampare, no? Alcuni, non tutti, quelli che sono stati messi disponibili come print on demand possono essere stampati E te li spediscono, e però te li te li spediscono. stampano. Te li stampano simil manuale Li stampano in formato del manuale che è stato deciso dal o di PDF. fotocopie universitarie? No, è No, una via di mezzo, è no. più un manualetto. Però la carta ovviamente non è quella che potresti trovare del manuale stampato dalla Fantasy Flight o dalla AEG, in questo Chiaro. caso, che ha stampato questa bellissima quarta edizione della Leggenda dei Cinque Anelli. Una nota importante è che questa edizione a cui stiamo giocando noi, come quella successiva, per ora esiste solo in inglese. Ci hanno scritto delle persone chiedendo dove fosse l'edizione in italiano, non esiste. Ahimè, imparate l'inglese. Fatevene una ragione, purtroppo per voi. La prossima edizione, che adesso è in alfa avanzata della Fantasy Flight, Beh, quella molto probabilmente uscirà probabilmente. in italiano se le stelle sono allineate e gli antenati sono propizi. Però per ora trovate solo del materiale in In inglese. giapponese c'è? Non lo so, è una domanda interessante. Che comodo! Però se vi interessa La Leggenda dei Cinque Anelli, comunque in italiano già trovate i primi materiali, perché Asmodea ha pubblicato il live card game della Leggenda dei Esatto. Cinque Anelli. Che è del gioco, Il quello gioco di della carte che non è tavola. più un CCG, ma è un LCG adesso, e quindi è un po' più equilibrato rispetto a quanto fosse prima, di cui abbiamo comprato la scatola base, che giocheremo prima o poi, quando gli dèi saranno propizi, E le stelle allineate, tante cose devono accadere prima. a com'è quel gioco, che è l'altro podcast di cui noi facciamo parte e in cui parliamo di giochi da Di cui è tavolo. uscita Di cui è oggi. uscita oggi una nuova puntata Nuova puntata, già. di Assalto Imperiale. Ta-ta-ta-ra-da-ta-ta-ra-da. Questa sera. Era il set trombone. Questa sera giochiamo appunto alla Leggenda dei Cinque Anelli. Ma se sabato prossimo vi trovate a Modena, potreste passare a giocare a un'altra giapponesata tamarra, che è questo bel manualetto che vedete in webcam, e di cui abbiamo delle copie stampate per. Beh, lo vedo sul monitor. Sì.
E di cui ci sono delle copie stampate che potrete accaparrarvi se venite a Modena al Play a giocare a Gattai con me, e sarete quelli che urlano di più al tavolo. Sì. Io ve l'ho detto. Io ho giocato una volta e abbiamo urlato parecchio. Esatto. Ma perché fa parte del gioco. Esatto. Fa parte del gioco. Inoltre, su questo manoletto di Gattai, se Manto è così gentile da girarlo dall'altra parte, c'è un'altra copertina che sembra uguale, ma non è uguale. Su cui c'è scritto Mobile Suit Spoils, che è il gioco da una pagina di Jacopo Polò. Dicasi cresta. Oh pagina. Mio Dio! Eh? Chi non muore si rivede. Chi non muore sta in Norvegia, ma ci manda delle cose da stampare. Quindi no. Se non moriamo dobbiamo andare tutti in Norvegia. Sì, è un po' al balalla. Che brutta storia. Devi prendere quello che no, c'è. No, anche perché dato il riscaldamento globale sarà l'unico posto ancora emerso. Cioè, oddio, anche quello non è detto. Quello è le montagne del Colorado. Esatto. Opterei per le montagne del Colorado. Non so, sai. Motivo, non lo so. Visto non il sarei passato. Così sicuro. Esatto. Comunque. Tutto qua. Fango. L'ultima puntata di La Leggenda dei Cinque Anelli è stata un flashback su che cosa è successo svariati anni prima, quando la vecchia Bayushi Sama, detta Bayushi Motoko per chi è più intimo con lei, ha deciso di mettere insieme la vostra squadra. Spero e... per lui nessuno. O per lei, chi lo sa. Ha deciso di mettere insieme la vostra squadra e di testare le vostre abilità. L'idea di Bayushi è stata di mettere insieme una squadra molto diversa all'interno, in modo che diverse competenze entrassero a costruire un branco più coeso e più malleabile. La prova non è stata fatta su tutti, perché di alcuni evidentemente si fidava, oppure aveva una reputazione così scarsa da essere poco interessata, e si è molto concentrata su Kitsune, il nostro Xiang, e Shosuro Shotaro, che voi sapete essere in realtà Yogo Motoko. Immagino una persona che non ha ascoltato nulla delle mie puntate. Esatto. Si è connessa qui e fa: oh, sentiamo di cosa parlano questi. Ha sentito la prima parte in cui è certo che stavo parlando italiano. E adesso è stesso parlando italiano. Poi, dopo due secondi, ha detto: eh? Ha scosso lo schermo, la cuffia si è sistemata nell'auricolare, ha riavviato il PC e abbiamo perso 10 persone che ci guardavano. L'ultima settimana ha riascoltato le 3 puntate 3 volte e non ha, no, ha capito, e non ho capito un cazzo dei nomi di chi era chi, cosa faceva, cosa. Allora, non vi preoccupate, allora, neanch'io riesco a pronunciare. Aspetta, faccio io un velocissimo riassunto, quello sottotitolato alla pagina 666. Vai. Vecchi compagni di un gruppo d'elite chiamato i Lupi, appartenenti una band of brothers appartenenti a diversi clan, hanno fatto varie cose in passato. Una di queste cose in passato è stata trattare con questa donna, questa Bayushi, che li ha messi alla prova per vedere se erano così in gamba come si dicesse. Come si diceva? Vabbè, viva l'italiano oggi proprio. Come si dicebbe? Come si dicerebbe? Dice è un po' giapponese. Si è accorta che siamo bravi, siamo dei ragazzi in gamba. In realtà, tutto questo flashback in futuro, ci siamo rincontrati dopo ognuno di noi essere andato per i fatti suoi. Ci siamo rincontrati per il matrimonio di un nostro amico. Questo nostro amico aveva una sorella che si camuffava da uomo alla Mulan. Questo nostro amico non era proprio un vostro amico, era il fratello di un vostro amico. In poche amico. Parole, siamo stati richiamati per partecipare al matrimonio del fratello di questo nostro amico compagno, che in realtà era una compagna ma non lo sapevamo. Era Mulan. Esatto, e questa compagna, questa Mulan di cui non sapevamo, aveva una relazione con un altro nostro compagno che adesso è caduto praticamente in disgrazia e rovina perché l'ha dovuta uccidere in un duello. Nel passato. Il buon Kakita. Quindi però per adesso siamo al matrimonio, sappiamo tutte queste cose e non ci ricordiamo neanche un nome. Più che altro è lui che è caduto in depressione perché sì, non è dopo che ha ammazzato la donna che amava, pensando fosse in realtà il fratello, ovvero quello di cui siamo al matrimonio. Non è che ha perso titoli o onori, è che è caduto in depressione. Ed sì. È brutto. Ed è stato invitato al matrimonio del fratello che lui voleva uccidere e per sbaglio ha ucciso lei. È proprio una tragedia. È una tragedia greca, ma giapponese. E ricordiamo bene che il buon Gianni barra Ida
hanno messo di ammazzarlo a fine del matrimonio. E ricordiamo hanno messo di sfidarla a duello. Bayushi Motoko, anche conosciuta come Sally Spectra. No, Mrs. M. Non lo so, quella io c'era mia nonna che guardava un sacco di Beautiful. M, non Mrs. M. M, no, M. Ah, esatto, ecco, perché M. La signora prosciutto... No, 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 no. Ma calma. M è M e basta. Non è M, è perché fa tanto M, di M in questo M. momento. M mental, al massimo. Metallo. Comunque. Comunque, voi eravate nella vostra stanza, in realtà avreste più di una stanza, però vi eravate trovati tutti in una camera per discutere tra di voi mentre... Avevate sentito che arrivavano gli ospiti e Akuse che è arrivato dopo essersi fatto il bagno mentre voi eravate fuori a fare del lavoro vero dicendovi hanno iniziato ad arrivare gli ospiti, che era una cosa abbastanza strana per come avevate visto il matrimonio fino a questo punto, perché prima di voi non era arrivato nessuno e sono arrivati tutti di botto, ma sono arrivati in botto scorpione. Quelli dello scorpione, perché era sul riassunto con i sottotitoli: il clan dello scorpione sono i ninja o assassini e gente se ne fida poco, l'onore gliene frega anche quello, sembra abbastanza apparentemente poco, ma sono abbastanza infidi, figli di pessimi, e a quanto pare adesso siamo circondati da scorpioni con molti pochi leoni per ora, con nessun leone, perché quasi a parte le guardie di casa e il daimyo, la moglie e la figlia, non c'è nessuno. Già, alla vostra porta, che ricordiamo è una porta di quelle scorrevoli con le pareti di carta, quindi si vede più o meno attraverso. Sì, non si apre. Non sei a Star Trek, neanche quelle stellari. Sono quelle che frusciano e che apre di solito un lacchè. E che si sente di solito un toc quando le apri fino in fondo. Vedete comparire un'ombra dall'altra parte della porta. La porta è appunto una normalissima porta, quindi le dimensioni sono quelle di una persona normale, non le dimensioni ad esempio di Bayushi che avete visto trasportata sulla solita lettiga su cui è trasportata in genere e che avete visto arrivare da lontano mentre guardavate fuori dalla finestra. Pensavo alle dimensioni di Ida, che quindi deve chinare la testa per entrare. Anche. È una dimensione a metà, una dimensione di una persona normale, e sentite un battito sulla cornice della porta di legno. Di qualcuno che evidentemente chiede il permesso di entrare. Che educato. Se nessuno è nudo, dico avanti. Akuseki è mezzo, si è coperto quanto possibile, no, gli con piace un kimono, lui. Ma lui ci potrebbe piacere. Gira nudo per il kimono di Akuseki è di quelli molto scollati. Lo scollo a V. Guardo chi è. Cioè, nel senso, aspetto che apra la porta, lui ha detto avanti e controllo. E quando si apre la porta tu lo riconoscete tutti subito, ma tu prima, perché vedi Ivao Tsuruchi, il tuo senpai, si potrebbe quasi dire. È qualcuno che è al tuo stesso livello all'interno del proprio clan, ma il suo clan è un livello sopra il tuo. Quindi è una situazione in cui tendete a fare quello che tu fai con Xiang, che dovrebbe essere anche lui un samurai, ma ha rinunciato al suo status e quindi tecnicamente è un gradino appena sotto di te. Lui è appena un gradino sopra di te, ma di poco, pochissimo. Beh, però lui in teoria non ha l'onore di un samurai. E torniamo lì. Oh, come ti smerdo stasera? In teoria l'onore c'era lo stesso. Sì, no. Non ha lo status, ma l'onore c'era lo stesso. Questa persona che è davanti a te, tecnicamente di status è pari a te, ma essendo il suo clan un pochino più in alto, sì, lui sì, si no, permette okay. delle cose. È una gara tra nazisti. Tipo, però... Kitsune-chan, come va? Esattamente così. Ah, inorridito. Palla di fuoco. Cioè, avevo visto lo sguardo di Roberto cadere sugli incantesimi. Palla di fuoco. Iwao Dono, è un piacere. Ah, questo guerriero è un grande piacere a vederla. Ah, la sua per me. Maestà, saggezza e portamento sono riconoscibili ovunque. Beh, sì, aiuta anche il fatto che mi spunti l'arco dalle spalle e non siano tanti quelli in grado di usarlo qua, a quanto pare. Ah, quindi Iwado, non siete entrato con un'arma? No, però utilizzo il vestito apposta, c'è cioè la copertura per l'arco.
comunque, cioè, comunque lo stesso il, la forma. Ci tengo che la mia ombra rappresenti quale questo parere. Arco e le leoni così quindi, immagino... non sono Grindel, no, non sono Grindel, non immagino che siate stato invitato anche voi, certo, al matrimonio, certo. Eh sì, ma come è giusto che, cioè non è che non è tanto giusto che sia, ma so che voi che tu e tutti voi in fin dei conti avete un ottimo fiuto per i guai, e nel caso ce ne fossero stati mi avreste fatto sapere prima di arrivare per un matrimonio a divertirmi, giusto? Aspettavamo solamente te. Per i guai o per divertirmi? Credo per tutte e due le cose, Tsuruchi-san. Mi giro e rispondo. Ben arrivato. Grazie. Beh, te ti vedo già lanciato verso la festa di stasera, così mezzo desnudo. Sono due giorni il nome, scusate, che mi preparo. Tsuruchi-dono, Ida-sama. Che è un paesaggio. Oi, Vaodono, per far capire che lo stai chiamando per nome, ma gli stai mettendo un appellativo onorifico molto ironico. Puoi giocarla come vuoi. In realtà il mio scopo era quello, perché io lo chiamo esageratamente per qualsiasi cosa. Tipo, a volte gli chiedo se posso andare Tsuruchi-o fuori a controllare. In privato anche Tsuruchi-o. Vabbè, però sì, è più presa per il culo. Ci sta. Per il, ma quanto è bello questo wow, video. No. Perché dite che ci sono, cioè nel senso, mi pare una bella festa, sono appena arrivati un sacco di invitati assieme a me. Tutti scorpioni, devo dire, no? Vabbè. Al momento però... gli invitati della sposa ancora non sono. Qual è il simbolo del matrimonio qui, di solito? Tipo c'è un fiore o un qualcosa? O nel rito del matrimonio qualcosa di particolare, tipo sai, quelli che spendono la bottiglia. Allora, quello che viene fatto sono in genere delle cerimonie molto lunghe, non vengono usati fiori particolari, ma vengono bruciate delle cose alla fine del rituale per significare che la persona che era prima non è più, e adesso è una nuova persona unita in matrimonio a un'altra persona. E c'è qualche animale a cui ci si può riferire... riguarda l'unione, tipo è sbocciata come una colomba. Allora, molte volte in realtà, data la natura molto diplomatica dei rapporti di matrimonio tra samurai e Rokugan, gli invitati fanno ironicamente riferimento ai tanuki o alle volpi come lo sposo e la sposa. Ok. Per mettere in chiaro che quello che sta succedendo è solo qualcosa di apparenza e che in realtà non c'è un vero sentimento dietro. Anche se questo delle volte non è vero, però viene molto rimarcata la cosa. È come quando da noi uno si mette la palla al piede di plastica per far finta di adesso sono imprigionato con la mia moglie, bla bla bla, quelle cose stupide. Questo non lo sapevo proprio. Era una mesa? Come no? No. No, viene fatto purtroppo anche nella vita vera. Sì. Vabbè. L'ho visto succedere, non è stato bello. Sono le cacate da matrimonio. La volpe ha visto più scorpioni che altri animali a parte i tanuki. Strano, non sono noti per la puntualità gli scorpioni. Se però... hanno uno scopo, sì, sono molto puntuali. Arrivano sempre in massa. Quello è certo, ce ne sono un sacco fuori. Questo fa presagire e sentire odore di morte. Beh, adesso non è che dobbiamo sempre soltanto pensare male, voi siete dei pessimisti. Beh, potreste anche essere voi che non vi siete ancora fatti un bagno, dice Akuseki, che invece è l'unico che si è lavato e si è imbellettato e profumato. Beh. Ah! Da quanto? Qualche anno, direi. Ma non così tanti come quelli che mi separavano dagli altri lupi, vero Tsuruchi? Beh, di... Iwado, giro, no. Incontro gente, loro sono un po' stanziari, sai. Siamo qui per piacere. Io dopo che... No, però per profumare sarebbe duopo, effettivamente ha ragione. Ora che è arrivato lui qui, c'è una fragranza... Cos'era? Rose? Arancio, mi sembra, anche delle scorze d'arancio. Non sono esattamente stagionali le rose, più il ciliegio. Ah, già. Perdonami, l'olfatto mi sta venendo offuscato. Non ce la fate proprio. Capisco che la salsedine sia difficile da togliere dalle proprie narici, si sente. Grazie per aver detto salsedine, era un pesce morto, ma va bene. Io dopo che Akuseki ha detto sta roba, mi alzo l'ascella, ci pianto il naso sotto e Xiang sviene. Ho un'enorme aspirata e dico:
medio. Medio è già un po' troppo oltre, diciamo. Esatto, così. Quindi mi dirigo verso il bagno. Ma prima di iniziare a parlare di cerimonie del tè e altro. Sì. Io, Audono, penso che tu debba essere aggiornato sul perché questo branco si trova qui oggi. Non per un matrimonio? No. Un po' ci speravo che fosse solo per un matrimonio, sai? Di solito non è duopo portare dei lupi a un matrimonio. A meno che non si voglia far sbranare la sposa. O lo sposo. O se la sposa è una gran cagna, ma non direi che questo sia. È un po' metallo, era un po' che non lo facevamo, è arrivato Matteo. Io ridacchio e poi mi fermo. Meno male che sono in bagno, perché questa qui se la sentivo una guardia del leone, eravamo decapitati tutti. Sei in bagno, quindi stai facendo rumore. Sì, sì, io sono lì che... Non so dove è il bagno. Il bagno non è molto lontano dalle vostre stanze, perché essendo l'area, l'ala degli ospiti, c'è un bagno apposito in cui fare prima la doccia e il poi... Il branco è stato chiamato qui... Io sono che mi tiro dalla sposa dello scorso, perché magari poi sembra io solito matto. Se mi dicete, sta facendo un personaggio rispettosissimo di le usanze di tutto nel branco, però sbraco. Ci sta, sei impirato, però sei del tuo impirato, sei Grindel. Grindel. La sposa dello scorpione ha richiamato il branco per proteggere lo scorpione. La sposa dello scorpione ha richiamato il branco per proteggere lo sposo, quindi sì. Cosa ha detto questo guerriero? Era che mi suonava strana come richiesta. Volevo ripeterla in anche altro al branco è sembrata strana. Ecco. In più il fatto che la nobile Bayushi sia arrivata anche lei fa rizzare la coda questa volpe. Ah sì, l'ho incontrata per strada. Motoko Sama. Mi sembrava tranquilla lei. È sempre un bel donnino di 90 anni ormai. Sì, no, non volevo arrivare a quel punto. Mi sembrava tranquilla. Però sai, il problema è che lei mi sembra tranquilla sempre. Questa volpe potrebbe sembrare paranoica, ma spera vivamente che non sia dagli scorpioni che lo scorpione debba essere protetto. No, sarebbe un gran casino. Non so come la pensate voi, ma... Beh, uno scorpione in genere deve essere difeso da tutti, dice Akuseki. E c'ha ragione pure lui, però guardo fuori e faccio un... Ma sono tanti gli scorpioni qua fuori, eh? Quello potrebbe essere un problema, ma non abbiamo idea di chi sia la persona, a parte Kakita, che possa avere interesse a uccidere il fratello di Shosuro Shotaro, o Shosuro Kakita. Motoko. Io se non sbaglio, uno degli spiriti mi aveva detto che era in pericolo. Sì. Sì. Le parole della sposa potrebbero essere anche di preoccupazione, ma gli spiriti, il Chikushudo stesso ha confermato a questo guerriero che c'è pericolo, e quello è il nostro scopo. Lo scopo del branco è fare cerchio intorno allo scorpione e proteggerlo. Kitsune-san, mi fermo. Chan, no san, vabbè. Sai che un po' ti odio quando... Quando ha ragione, anch'io. Sì, lo odio molto quando ha ragione. Quindi la volpe è odiata spesso? Può essere. Una in particolare, però comunque sì. Almeno questa volpe, diciamo. Sì, ecco, no, poi c'è... Ripeto, questa volpe non vuole sembrare paranoica, quindi no, prendete le sue parole. Se te lo dicono gli spiriti, io ci credo, non ho mai messo in dubbio le parole degli spiriti con cui parli tu. Però cavoli, ogni volta, sempre qualcuno da uccidere, da difendere, e quindi altri da uccidere. Beh, di solito il branco viene chiamato per dilaniare, sì, ma ogni tanto viene anche... chiamato a proteggere. Siamo un branco di lupi, non di cani. Che è vero. Comunque quante siamo grandi anche... verità dentro questo. Continuiamo a essere dei lupi che puzzano, quindi dato che presumo ci sarà una cena con persone molto importanti, spero che voi facciate qualcosa per questo afrore. Beh, uno è andato. Io faccio i simboli tipo di Naruto. Scimmia, cane, uno spirito della terra. Con un free raise
E quindi, sabbia. No, perché col free race come, posso in teoria posso evocare un po' di terra. Si fa un ma col free race posso fare le combinazioni di elementi, tipo fare ferro, eccetera. Io voglio fare tipo incenso e deodorante, vabbè, in poche parole. Cioè, perché adesso stai facendo la elemento naturale. Praticamente mi sto facendo no, mi sto facendo prestidigitazione. Acqua, aria, terra, fuoco, vuoto e deodorante. Scusa, con terra faccio qualche essenza molto profumata, con l'acqua tolgo lo sporco e mi profumo. Non riusciamo a essere io sto immaginando, cazzo, è serissimo, sto usando un sacco di potere per fare prestidigitation. Prego, apprezzo il tuo tentativo. No, scusa, sono rimasto fermo in loto a forma di infasi. Vai. Non abbiamo riposato. Chilli, No, sì, però queste qui erano quelle del flashback. Perché sono passati 6 anni da quella volta. Quindi. Si spera che tu abbia riposato in mezzo. Un lupo non riposa mai. Riposa in piedi, come gli squali. Fai gara. Allora va bene. Riposa come allora gli squali. Allora sei meglio tu. Addio. Ok. No, mi profumo e mi lavo. Un lupo riposa in piedi come gli squali. Tu bypassa certe frasi che meglio. No, ma il mio PG medita per non sentire queste strozzate. Quindi, che ti ho detto, io l'ho perso la cazzata. Okay. E mi lavo e mi pulisco. Vero è che stando in posizione del loto più di tanto non è che sudi. Ma è anche vero che stando in posizione del loto non si profuma come un loto. Eccola. Andiamo al seguito. Faccio una pustorinata. Eccolo. E mi tiro cortigiano per vedere se conosco un'essenza, un odore di una pianta, qualcosa che è migliore di quello di Akuseki. Di Akuseki. Va bene. 20. No. C'è andato vicino però, ne tenevo due. Hai preso esattamente 14. Lo stesso profumo di Akuseki, perché l'ultimo che hai sentito sì, è rimasto nel subconscio. Faccio, è un buon profumo comunque. Mi sporco di strada, sono già stato ai bagni. Ottimo, grazie. Io no. Quindi I bagni non sono il laghetto. Akuseki, lo conoscete da tanto, non penserete mica appunto certe cose di me. Diciamo che preferisco prevenire alcune fuoriuscite, soprattutto di Tsurugi. Avete ragione. Xiang, non comprendo. Mentre vai ai bagni, aggiorna Iwao in tutto quello che è successo. Certamente. Si va e se evitiamo di fare l'analisi di come ci deodoriamo, avete un'oretta più o meno abbondante per ripulirvi, risistemarvi, prendo la pietra pomice. Io vado a raccogliere informazioni poi nell'oretta. Hai le telline sulla schiena e viaggia te per una settimana e il daimyo vi ha messo a disposizione dei kimono asciutti e puliti. Quindi non ho più il kimono con la parte dietro che si viene tirata su, che sembra un arco, perché ormai è inamidata dallo sporco. Cosa interessante però, quando sei arrivato devi essere passato per forza prima dal daimyo a proporre un dono. Che cosa hai portato in dono al daimyo? Tutti lo devono fare. Io mi vado a fumare una sigaretta, tu puoi andare a prenderti... Prendi i bicchierini per il sacchetto. Sì, infatti volevo prendere i bicchierini. Usimo, finisci la tesi. Acciughe salate. Acciughe salate. E non mi viene in mente nient'altro. Un attimo di buona. Acciughe salate sopra un particolare esotico impasto di farina, acqua, pomodoro e mozzarella e formaggio caglio. E caglio animale. Che orrore. E la pizza quella lì, una fiasca di un liquore di un amaro alle erbe. Già lo so che sarà l'amaro del capo. No, di un amaro straniero. Appunto. Del capo noto come l'hum. Ok, il tuo dono è stato rifiutato e poi accettato molto malcuore. No, molto normalmente, senza né troppo neutrale puro. Esatto. Senza essere né da una parte troppo ansioso di riceverlo né rifiutarlo platealmente. Formale perché... come si muove. Esatto. Il più formale possibile.
Vabbè, quindi mentre Xiang e Ivao vanno a ripulirsi insieme a Ida nei bagni, Kitsune è libero di andare a cercare informazioni. Mi pare. Sì, se vuoi far loro nei bagni, io poi vado in giro per tutta l'ora. A meno che non sia Ranma e cadono nella fonte. No, beh, ma lui lo deve aggiornare. Della presa a testa in giù. Sì. Cos'è? Ci abbiamo riassunto l'aggiornamento. Non è aggiornato. Ok. Sì, però cioè, il personaggio non è aggiornato, io più o meno, largo circa. Tu sei stato aggiornato. Ok, allora io cerco in giro, cioè sempre per raccogliere informazioni quello base. Saluto la gente, faccio alcuni complimenti a alcuni ospiti che arrivano, lunga vita allo scorpione, ma che allora, belle pareti che ci sono qui, avete visto il laghetto con lo spirito, che bello. Ma che quanto bello. È bello il figlio del re. Ma quanto ma è bello il laghetto del re, ma quanto è bello lo spirito nel laghetto del re. Esatto. Allora, quello che... Campai. Quello che riesci a più o meno capire senza dover nemmeno fare un tiro è che effettivamente nel palazzo adesso sono presenti molti scorpioni. E la cosa continua a sembrarti molto strana, perché prima siete stati chiamati voi che non avevate praticamente nessuna relazione diretta, se non essere stati nel branco. Però la tizia ci ha chiamato. La tizia vi ha chiamato, Mayumi non vi ha chiamato. Non sapeva niente. Non sapeva niente. Mayumi vi ha chiamato effettivamente. Però siete stati i primi a essere chiamati, perché vi è stata data una data in cui arrivare, che era prima sicuramente di tutti gli altri. Parecchio. Siete qua da ormai 2 giorni abbondanti e nessuno in questi 2 giorni si è presentato a palazzo se non voi. Se questo non fosse abbastanza per renderti bizzarra la situazione, adesso sono arrivati in massa una quantità di scorpioni che potrebbero assaltare tranquillamente il palazzo senza problemi. Tu sai che gli scorpioni effettivamente quando festeggiano i matrimoni tendono a festeggiare tantissimo. Però se fosse un colpo contro il leone in questo momento, quali sarebbero gli odds dei leoni? Zero. Quasi zero, è quasi impossibile con la quantità di scorpioni che sono già dentro al palazzo perché invitati dai leoni, evitare una qualunque rappresaglia. In più, il fatto che siano arrivati comunque prima dei leoni, che per quanto questa sia una famiglia minore del clan dei leoni, è comunque usanza che arrivino prima quelli del proprio clan e poi gli altri. Qua la situazione è stata esattamente l'opposto. Il tiro che ti farò sarà un tiro di sincerità per provare a tirare fuori a qualcuno che sto parlando, qualche invitato, a loro quale data gli era stata detta di arrivare, per vedere se sono arrivati prima di quando gli è stato detto o gli è stato detto. La difficoltà è abbastanza media, è 15. E questa è awareness sempre, no? Sì. Ah no, giusto, ecco. Beh, dopo, adesso faccio il tiro, poi mi alzavo quella invece che water, perché ho fatto perception. Sto continuando a mi lamentare con puntate che devo alzare awareness. No, è che... E la barra! 2-10, così, a schiaffo. 33 di sicuro. Tengo 2. 33. 33. Dica 33. Tutti gli scorpioni con cui parli e chiedi a quelli magari di rango più basso, che sono quelli più disponibili a parlare perché sono meno addestrati a tenersi. Sì, magari mi faccio dare qualche informazione da quelli di rango basso e poi con quelle informazioni, come se io già sapessi tutto, mi faccio dire qualcosa da uno di rango un po' più elevato, poi con quelle informazioni vado dall'altro, ci metto tutta l'ora per... Ti dicono che sono in realtà in ritardo di un giorno rispetto a quanto si erano preventivati, ma hanno trovato un passo lungo le montagne chiuso e hanno dovuto allungare la strada, per cui sono arrivati un giorno in ritardo. Sarebbero dovuti arrivare appena dopo di voi. Ma perché invitati in quel giorno? Dal daimyo direttamente. Ok, non dovete arrivare martedì e loro sono arrivati domenica perché volevano arrivare prima. No, okay. Loro dovevano arrivare prima invitati dal daimyo. Però l'hanno ritardato di un giorno. Voi siete arrivati prima ancora, ma non siete stati invitati dal daimyo, no, siete stati invitati da lei, da Mayumi. Interessante. Qualcos'altro che riesco a capire in generale, a parte... Sì, ci sono altre cose che riesci a intuire. Nessuno è stato invitato dalla moglie del daimyo, che è una cosa strana perché è abbastanza un'usanza che la madre comunque si...
prenda in carico della parte di inviti. Però lei gli stavo sul cazzo di Scorpione, mi sa. Da quello che avevo visto col codino. Allora, da quello che avevi visto tu, effettivamente lei ha un rapporto abbastanza borderline con lo Scorpione. Non sapresti dire quanto sia di odio e quanto sia di contrasto. Però in pubblico avrebbe dovuto invitarli comunque. Per facciata. L'usanza sarebbe stata di farla invitare, far invitare la parte dello sposo dalla madre e la parte della sposa dall'eventuale padre. E da quelli di basso rango, che quindi magari non, poi non fanno troppe domande e non si insospettiscono, riesco a capire se gli sembra strano anche a loro che loro siano arrivati tutti prima dei leoni? Sì, soprattutto per un motivo. Da quello che riesce a raccogliere in giro, nessuno è stato invitato da una famiglia degli scorpioni. Tutti sono stati invitati solo dal leone. Dal daimyo, quindi. La famiglia di Umon non ha invitato nessuno. E ti sembra una cosa assurda, perché l'usanza comunque è che metà della famiglia inviti una parte e metà della famiglia inviti l'altra. Io ringrazio, faccio auguri, figli maschi e anche femmine, perché i samurai qui sono anche donne, e vado, irrompo prima, 5 minuti prima che finiscano i bagni, nei bagni, per raccontargli tutto. E trovi Ida, Xiang e Ivao tranquillamente nelle vasche, che stanno facendo l'ultima parte delle abluzioni. Prima ti sciacqui con l'acqua. Sono da soli, non ci sono servi o altre persone. No, questi bagni sono stati praticamente dedicati a voi, anche perché appunto gli scorpioni sono arrivati da troppo poco tempo per essersi già messi nelle proprie camere. Lupi, le orecchie della volpe hanno sentito alcune cose che la preoccupano. Spiegati. A quanto pare tutti gli scorpioni sono stati richiamati dal ruggito del leone. Neanche. Ok, uno scorpione. Ho delle difficoltà. Neanche con un solo scorpione, a quanto pare, da quelli con cui questa volpe è riuscita a parlare, è stato invitato da un altro scorpione. Sembra che tutti siano stati richiamati dal ruggito del leone. Strano. Molto. E altra cosa che questa volpe ha trovato strana è che il loro giorno di arrivo sarebbe dovuto essere anticipato. Sarebbero dovuti tutti arrivare ieri. E quindi sono su ordine del leone. Ci sono stati contrattempi in un passo di cui hanno parlato, probabilmente, che hanno attraversato. Perdonatemi, ma per caso ieri è successo qualcosa di particolare? Non direi di rilevante. L'altro ieri? A parte aver incontrato un lupo ormai debole, un lupo che ha perso le zanne. Sì, ok, ma non è significativo per il leone. A parte che l'ho insultato. Forse una cosa. Ma non mi stupisce così profondamente. Iwao Dono mi ha fatto venire in mente a quella volpe qualcosa. Ieri qualcosa è successa, è stato consegnata, ma forse c'è anche, non c'è Feniciotto lì? Akita, no, Akita. Non è nei bagni con voi perché lui è venuto prima. Ci ha raccontato e ha consegnato qualcosa alla Kuseki, alla leonessa. Ha consegnato come dono di nozze il codino tagliato di uno scorpione, quindi qualcuno che ha ucciso o che ha fatto uccidere. Dice in duello del clan dello scorpione. Così la volpe non ha idea di come può si non centrare niente, però non è possibile che in qualche modo ci sia, fosse previsto che gli scorpioni fossero presenti al dono di Akuseki.
No. Il dono secondo me era quanto inaspettato. Non era il daimyo, no, c'era il daimyo quando sì, è stato dato il dono, c'erano solo tutti, la moglie. C'erano, no, c'erano sia lui che la moglie, c'erano, ma c'erano entrambi. La moglie, cioè, la moglie era più stizzita dei due. Esatto, era molto molto. L'unica cosa che la Volpe ricorda è che sono state fatte uscire le persone non indispensabili. Però è possibile questa cosa. È possibile in effetti. Se però la avrebbero fatto ritardare a Koseki di un giorno. Ma se la moglie era stizzita. Stiamo basando i nostri pensieri su un fatto che neanche il daimyo poteva prevedere. Ora, qua facciamo una cosa importante, perché tutti voi avete fatto un tiro per vedere che cosa sapevate della città dove arrivavate e del daimyo con cui stavate parlando. Ma Tsurushi non l'ha ancora fatto. Quindi Tsurushi può fare un bel tiro a questo punto, secondo me, di etichetta. Etichetta, per cui tiri 5 dadi e ne tiri 3. Nice. Dimmi, cambio perception. Allora, il 10, cioè, 10 lo ritiri, per cui ne hai fatti 2, ritira. Ne tengo 3, però, quindi questo e questo. Quelli sicuramente, questi due li ritiri. Hai fatto 2 10? Sì, sì. Bravo. Quello è un 1. Questo è un 1. No, un 10, perché aspetta. E scopriamo no, che questo è un 1. Che Manto sa tutto. E quindi 28, sono 7 35. 35. È altissimo, sa tutto. Allora, tu un po' di cose, prima di arrivare qua, le hai chieste in giro, ti sei informato, quello che non sapevi tu di prima mano, sei andato a cercarlo da qualcuno che lo potesse sapere, hai chiesto ai tuoi... No, è che durante il viaggio io mi ho passato un sacco di giorni con Motoko e mi ha spifferato. Anche quello è stato un importante... Mentre tu stai pensando a questo, io ti dico, secondo me il leone ha tirato tutti gli scorpioni qui per ucciderli tutti. Bravo. Easy. Quello che sai tu della vicenda, fino a questo punto almeno, da quello che sei riuscito a scoprire, è innanzitutto che la moglie del daimyo ha una storia un po' particolare, perché ha rinunciato al proprio nome e al proprio status nella famiglia da cui veniva, ma era uno scorpione, ed era uno scorpione della famiglia Hyogo. Meno male che erano pochi questi, figliano peggio delle cavie. Ce lo racconta? Non lo so, aspetta, perché c'è ancora un punto importante della questione. Non sai molto altro di che cosa sia successo, però tu, in quanto samurai, hai avuto a che fare con alcune pergamene che spiegavano chi era chi nella storia dei clan di Rokugan. E la famiglia Hyogo ha una particolarità importante, cioè è stata maledetta. E la maledizione della famiglia Hyogo è che porta la morte a tutti coloro che amano. Ottimo! Quindi, è il motivo per cui ce ne sono in teoria pochi nel mondo, è che lo scorpione tende a contenere le unioni tra la famiglia Hyogo e altre famiglie al minimo indispensabile per evitare la proliferazione della maledizione. Questo è ciò che tu sei riuscito a capire, perché la discendenza di funziona, è sempre sangue, dominante, è sangue. Ok. Beh, io non è nome, è sangue. Questa ve la racconto, ma abbastanza. Beh, ma lo sapevamo già dalla maledizione. No, a me quello che interessa è il fatto che ci sia un altro Hyogo. Eh no, quello non lo sapevo. Questa cosa non lo sapevo. Le 12 pergamene. Quindi come si. Solo loro ritengono le pergamene. Eh sì. Yogo. Come possono i lupi. Come si dice quando spostano i. Quando gira intorno che. Ma anche i cani a cerchiare, muovere, no, quel tipo di cani pastore, indirizzare sì. Radunare, grazie. Radunare. Possiamo radunare queste idee, ma non ho ancora capito. Questa volpe non ho ancora capito con che animali abbiamo a che fare. Ah, Kitsune-chan, se l'avessi presente, non saremmo qui a parlarne ancora. Saremmo già in azione. Questa però è un'informazione importante. Cosa se ne fa il branco di questa?
Non credo che possiamo ancora parlare d'azione. Anche noi sappiamo. Nel frattempo sentite ancora la porta dei bagni che si apre e iniziano ad entrare altri ospiti della casa del daimyo. Ovviamente scorpioni. Intimidisco. C'è qualcuno che mi prosciuga la vasca? Beh, che tu conosci sì, perché sei venuto insieme a loro, quindi hai avuto modo di conoscerli bene o male tutti. Sono una ventina le persone che sono venute con te, che non sono così tante da dire in due settimane non ci ho fatto nemmeno una parola. E anche Kitsune ha avuto modo di parlare con un terzo di quelli che si stanno mostrando all'interno dei bagni. Dall'ultima sciacquata che sto facendo con il secchio. Faccio un gesto nell'indirizzo di quelli che avevo trovato più simpatici durante il viaggio. E vedi che anche nei bagni tengono la maschera. L'unico scorpione che voi abbiate mai visto senza maschera è stato Umon negli ultimi due giorni. Nessun altro scorpione davanti a voi ha mai tolto la maschera, nemmeno Shotaro quando veniva con voi, se non per brevi istanti in cui l'avete colto mentre si metteva. Beh, parlarne qui non porterà ad altro, però teniamo questa informazione comunque così, con delicatezza, provare a, sai, gli scorpioni sono attenti, sensibili, te lo ricordi come muovono la loro coda? Sì, nella anche le loro orecchie sono sensibili, di quelli che stanno entrando. Beh, è un pregio, lo sappiamo tutti, hanno un'abilità nel celare le loro azioni laddove è necessario. Però se facessimo, e qua in realtà sto tenendo un tono di voce normale, se riuscissimo a parlare con loro e capire cosa li rende così particolari in questo giorno importante. Nemmeno Natatoke riuscirebbe a capire qualcosa. Tu dici? Ma magari noi no, però loro sarebbero in grado di indirizzarci verso un aiuto fondamentale che potremmo dargli, non trovi? E io su queste parole comunque comincio a incamminarmi, dicendo andiamo. Comunque voi che avete viaggiato con me vi ho rotto tantissimo le balle su Natatoke, che è l'unico Shugenja che ha visitato tutti i reami degli spiriti. Natatukei. È tipo Goku della leggenda dei cinque anelli. Si chiama Natatukei. Tanto mi segnale pure del dragone. Poi devo vederlo. E sono tanti i reami degli spiriti, Sono 9. O 12. Sì, ma ci sono quelli dei morti ammazzati, quelli dei peccatori per sempre, tipo così, ma quelli Mary di suoi a cena tavola. L'inferno degli appesi a testa in giù. Degli affogati. Perché se affoghi a testa in su. È tutta un'altra cosa. È l'inferno degli appesi a testa in giù. Sì, iniziate a uscire dai bagni e sentite che all'interno del palazzo del leone le cose si stanno facendo animate. Servitori che iniziano a indirizzare gli ospiti verso le proprie stanze, iniziano a preparare la stanza dove verrà predisposta la cena per così tante persone. Le cucine iniziano a sentirsi odori e rumori che vengono da oltre le porte a cui avete accesso e che sono nella parte privata del Palazzo del Leone. Sentite che anche dalla parte più esterna del palazzo, quindi dove era stato costruito quell'accenno di mercatini di cibo, l'arena per i duelli rituali e il palco per la cerimonia vera e propria, iniziano ad esserci dei rumori, c'è della musica. Probabilmente gli abitanti del villaggio, avendo visto che iniziavano ad arrivare degli ospiti, hanno iniziato ad animare il villaggio di Kamabuchi, sapendo che a questo punto il matrimonio è evidentemente prossimo. In tutto questo continuano a vedersi ospiti del leone. Ma Akuseki si è rivestito con un kimono che non è uno di quelli che ha fornito il daimyo, se l'è evidentemente portato lui nello zaino, e piegato e pulito in una maniera che non avete mai visto un kimono trasportato in uno zaino così pulito e ordinato. Sempre più ossessivo, sì.
Lui continua a essere molto bello, ma molto informale nel suo modo di fare, per cui continua ad avere i capelli sciolti e a abbracciare gente che non dovrebbe abbracciare. Ho un attimo di vuoto su come si chiamavano i samurai fricchettoni. Che samurai fricchettoni? Kojiro in teoria apparteneva al gruppo dei samurai fricchettoni. La gru. No, 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 questo Kojiro. Ah, non questo Kojiro? Il Kojiro quello di... okay. Di Bronson. Stanno parlando. È un fumettaccio. Un fumetto. Il disegnatore di Kenshiro che ha fatto la storia di un samurai che era Kojiro, faceva parte del gruppo dei samurai che erano strani perché erano quelli irrispettosi dell'etichetta. Ah. Sì, però devi tenere conto che quel Kojiro arrivava 200 anni dopo. Ma sì, no, era tipo il 1700, una roba del genere. Esatto. Era un po' verso la fine delle erano già meno integralisti. Con una prova di cortigiano, di etichetta, capire se si può andare a disturbare la sposa? In caso facendo vedere la tavoletta di legno? Assolutamente sì. La prova non è nemmeno così difficile perché in realtà, appunto, avendo tu una convocazione scritta di pugno dalla sposa, è abbastanza facile che tu possa accedere anche alle aree riservate. Se devi fare 10. Ho fatto 10 di dato. Direi che è QB 19-28 più 7, più 7. Il tuo status di monaco oltretutto ti permette di accedere a delle aree che agli altri samurai sono precluse, proprio perché tu hai fatto dei voti che ti permettono di poter far valere la tua superiorità morale o spirituale, sapendo che tanto non hai nessun interesse. Se vuoi giocare a Gattai, stavo per leggere una spell sul manuale di Gattai. Dato che non hai appunto nessun Roberto colpisce ancora. È stato manto. Comunque sì, puoi accedere alle aree che sono precluse agli altri. Perché la mia idea, mentre continuo a parlare perché non sentiamo, è quella di interpellare la aspetta. La futura sposa per sapere se l'arrivo dei leoni è previsto o no, o se ci dobbiamo aspettare altro. Ok, con una prova di sincerità per farmelo dire. Allora, anche qua in questo caso la prova di sincerità è abbastanza facile perché è un 15. Aiuto. Sei riuscito a rovinare un manuale di Gattai, ce ne sono solo 40 in circolazione e tu sei riuscito a rovinarne uno. Vabbè, così ricorderò sempre questa puntata con amore e qualcos'altro. 32. Qua si vede la skill di qualcuno che ha famiglia. Esatto. Allora, quello che riesci a carpire da Mayumi mentre aiuta sua madre a organizzare la cena della sera, non la sta aiutando direttamente, però sta dirigendo alcuni dei servi che devono fare delle cose. Imbranato, muovi il culo! No, esattamente il contrario invece. Ti sembra che Mayumi sia molto gentile verso i propri servi, molto più di quanto non sia dovuto a un samurai che dirige una casa. Se vuoi vedere com'è una persona veramente, guarda come si comporta con i suoi inferiori. E mentre lei dirige questi servi, dando anche delle volte una mano molto pratica, quindi prendendo dei vassoi che magari per loro sono molto pesanti e togliendo delle cose, che è una cosa che un samurai non farebbe mai e non hai mai visto fare a nessuno dei tuoi compagni, nemmeno a Ida, che per quanto sia di bocca buona e molto pacioso ha un buon rapporto con i bambini, ma i servi sono i servi. Sì, in generale lei ha un rapporto molto strano con queste persone di rango molto basso rispetto a lei, e riesci però a carpire delle informazioni. I leoni sono stati effettivamente invitati al matrimonio e sono stati invitati in teoria dalla madre di Mayumi. Sento una puzza di Red Wedding che... Ma in un twist di eventi particolarmente strano, pare che
gli inviti per i membri del clan del leone siano andati persi e che il daimyo abbia dovuto rifare tutti gli inviti, il che però ha causato un notevole ritardo nell'invio degli inviti al clan del leone. Dalle domande che avevo fatto prima io ero riuscito a capire quando la gente si aspetta che ci sia effettivamente il matrimonio, se magari qualcuno lo sa. No, di quelli con cui tu hai parlato nessuno sa esattamente quando sarà il matrimonio. Posso arrivare a capire se può essere oggi stesso o come minimo dalle preparazioni ci vuole almeno un giorno? Allora, considerando che effettivamente non c'è nessuno del leone ancora presente, almeno una settimana, almeno un altro giorno per permettere a quelli del clan del leone di arrivare. Ok, tu non sai che gli inviti sono stati ritardati di parecchio, quindi per te almeno un altro giorno è il minimo che ti aspetti. In realtà sarà probabilmente di più, come adesso inizia a intuire Xiang. Ma poi quando siamo da soli lo lanciamo in cantello. E vorrei capire come sono andati perduti questi inviti. Ma Yumi non te lo sa spiegare. Perché... ha mangiato il... No, non... e questo, mio signore, è più che normale da parte vostra. Cercherei di capire chi era l'incaricato che doveva spedire questi inviti, sotto quale ordine. C'era una figura dietro... Beh, erano diversi messi che sono stati inviati alle famiglie più importanti del leone con cui abbiamo dei rapporti. Ah, capisco. Chi è che coordina questi messi? In genere mia madre, ma a quanto pare mia madre ultimamente è molto impegnata nell'organizzazione del mio matrimonio, quindi anche mio padre ha dovuto mettere attivamente la propria mano a lavorare per queste cose triviali. Capisco. Vi chiedo perdono se vi ho disturbato, vi lascio alle vostre incombenze. Un lupo non è mai un'inconvenienza. Faccio un profondo inchino e esco retro. Guarda che sta flirtando Ocho. E vedi che anche lei fa un inchino come se tu fossi un suo pari. Lei fa un inchino come se tu fossi un suo pari. Ecco, questo sì che mi emoziona. Quella che sta flirtando Ocho. La porta da cui esce lui è l'unica di accesso alle stanze di Mayumi? Non alle stanze di Mayumi direttamente, ma alle stanze che diciamo di... No, non proprio le stanze private, ma quelle dove ci sono le parti di lavorazione del palazzo, per cui le cucine, tutta quella parte in teoria servile, dove però ogni tanto il padrone di casa è costretto a passare, soprattutto se non è il vero padrone di casa. Io esco e torno dai miei compagni. E no, aspetta, mi avevi indicato la persona che erano state la madre e il padre che si sono occupati di spedire. La madre ha in teoria inviato i primi inviti che sono andati persi e il padre ha dovuto rimandare gli inviti la seconda volta. La madre era lì presente, scusami. Sì. No, la madre stava facendo altre cose. Lei stava aiutando la madre, nel senso che sopperiva ad alcuni dei compiti della madre. Allora vado dalla madre col pretesto di aiutarla. Ok. Sempre ovviamente se mi è consentito, Ripeto, per come sei tu. In teoria sei un monaco, però... e quindi sei di rango più basso rispetto agli altri. E per il fatto che sei stato invitato dalla sposa direttamente, ti è permesso andare in alcune zone dove magari non a tutti è concesso andare. Ah, ci vado. Trovi la madre che sta in questo momento dando delle direzioni molto precise su la cena, quindi su dove più che altro far sedere chi. E ti rendi conto che a differenza del giorno prima, dove vi siete potuti sedere un po' dove vi pareva, la cena di stasera è quasi una simulazione della cena del matrimonio vero e proprio, quindi i posti sono molto ben precisi e sono stati pensati in base al rango e allo status che ognuno ha all'interno del proprio clan. Le famose prove generali americane. Esatto. In stile giapponese. Mentre sta dicendo, no, la vecchia Bayushi deve essere seduta il più vicino possibile al daimyo, mentre Bayushi Kojiro deve essere seduto in questo preciso posto perché è il suo diretto superiore, bla bla bla, sta raccontando ai propri servi dove sedere le persone, si gira
ti guarda con un sopracciglio inarcuato, come per dire, ma che cazzo vuole questo? E... proprio con questa accezione qua, mi sa, eh. Sì, mm-hmm. Sì, assolutamente. È tipico dello scorpione. E ti dice... che cosa vuole un drago in queste stanze? Mio signore. Non sono adeguate a un uomo come voi. E non capisci se lo sta dicendo per darti del rango in più o molto in meno rispetto ai suoi servi. È una cosa a metà. Oh, beh, almeno è la sessione delle cose a metà, eh. È la sessione delle cose a metà. Sono abituato a Kitsune. Ok, faccio una prova. Eccolo. Una bustarina. Metà. Metà, sì. Vi chiedo lanci, perdono. Ma non so come risultato. Vi chiedo perdono se vi ho disturbato, mia signora. Volevo assicurarmi se stesse procedendo tutto bene e ovviamente fare una breve perlustrazione, visto il compito assegnato da vostra figlia. Perché pensi che le guardie di mio marito non siano sufficienti a tenere d'occhio questo palazzo? Assolutamente no, mia signora, ma sono stato chiamato qua per questo compito ed è quindi mio dovere portarlo a compimento. Quindi pensi effettivamente che le guardie di mio marito non siano abbastanza per salvaguardare la sicurezza di tutti gli invitati? Non è assolutamente mia intenzione pensare ciò. Infatti non sono pensieri di questo monaco, ma il suo dovere gli impone di far ciò che vostra figlia ha chiesto di fare. È giusto che non siano pensieri di un monaco. Un monaco dovrebbe impegnarsi a migliorare l'animo delle persone che sono intorno a lui, non certo a guardare che cosa succede nelle cucine di una abitazione, di un castello, di un samurai. Io opterei per la versione del molto più in basso dei servi. Sì, io però invece mi stavo godendo perché sembrava una partita di tennis molto molto lenta. Sì. Tuc. Solo lob. Sai il vecchio videogioco quello? Sì. Pong. Ecco, scusa, tuc. Non mi ricordo come si chiamava. Mamma mia. E per fortuna ci sei tu e non uno o due. Do fuoco alla famiglia. Attenti a dar fuoco perché Beh, allora, visto che fa la stronza, le do un pugno in testa come nel flashback. Esatto, le metto il drago qui. No. In testa, no, di violenza. Giusto. Mentre tu pensi a cosa fare, cosa faccio, un incantesimo se vuoi, se vuoi avere più tempo per pensarci. No, lo so già. Faccio un tiro di sincerità col quale insulto. No. Le dico velatamente vaffanculo stronzo. No, alzo un po' il braccio e gli faccio vedere il tatuaggio che è un dito medio. Perché è il pugno. Vai, del Simone. Drago. Spacco. Faccio un tiro di sincerità col quale voglio far voglio far capire che gli invitati dello scorpione sono già qui ed va tutto bene. So già, gli invitati del leone ancora non ci sono e voglio capire se tutto sta andando bene, perché potrebbe essere strano, potrebbe succedere qualcosa ed è bene procurarsi che non succeda mai niente, soprattutto per sua figlia. La cosa che lei in realtà era un ex scorpione. La difficoltà è 25. No, non è per niente risaputa. La sapeva solo Tsurushi. Ma era un segreto che lui ha scoperto. Quindi sì. Non è che chiunque va a prendersi qualche libro. No. Tu lo sai, potresti anche usare quello. È una cosa che è stata nascosta. Tu sai che lei è uno scorpione. Era uno scorpione. E capito? Perché io lo devo dire in faccia per fare incazzare. Lo strizza capezzo li proprio come ultima risorsa. È appunto. 34. 32, scusami. Vedi che lei è molto ritrosa a dirti qualunque cosa, anche per quanto tu cerchi di girare intorno alla questione, lei cerca in ogni caso di arroccarsi nelle proprie... No, ma l'importante è che si arrocchi. Sì, sì, lei si arrocca, lei si arrocca e inizia a insultarti e dai suoi insulti riesce a capire che non tutto sta andando come nei piani. Perché è una persona che sta abbastanza tranquilla, sapendo che il matrimonio di sua figlia sta andando secondo quanto lei, la madre, si era prefigurata, non avrebbe una reazione del genere. Nemmeno un ex scorpione diventata leone per qualche strano motivo. E non è una cosa tipo che la classica madre della sposa che la cosa che va male è gli hanno portato i pasticcini alla crema invece di quelli vegani. No, esatto. C'è qualche cosa di serio. Di serio che puzza come il pesce di due giorni prima.
E puzza come Malta. Esatto. Che puzza come Zulucci. Solo perché ho portato un regalo di alici salate non vuol dire che sono io che puzzo, eh? Ma dove le hai tenute per tutto il viaggio? Tasca? Non erano salate prima di metterle sotto le asciughe. Ma non era Marilyn Monroe che usava due gocce di succo di acciughe dietro l'orecchio? Io dormo nuda con del succo di acciughe. Prima dell'arrivo di Zulucci la mia rana era il punto più basso della scatoletta, c'era il 5. Esatto. Tingere l'olio delle acciughe. Che schifo, ragazzi. Quindi vedi che sta diventando sempre più ritrosa comunque a dirti qualunque cosa. E si sta chiudendo a riccio a qualunque. Ma visto l'importante era metterla nell'angolino. Io faccio quello che devo fare e torno dentro. Nel fare quello che devo fare, perlustro veramente la zona e guardo se ci sono punti deboli da cui potrebbe arrivare un attacco. A questo punto fai quello che ha già fatto Ida nella puntata due puntate precedenti e fai un tiro di difesa. Non perché tu fatto. Ingegneria non ce l'hai. Non l'hai già fatto? No, l'avevo fatto io. L'ho fatto io. E vi avevo detto che c'erano poche guardie. Ah, tu l'hai fatto nel flashback. Io avevo detto che c'erano poche guardie rispetto a dai. Alla roba da presiedere. 17. 18. Perché 18? 7, 6, 5. Ah sì, hai ragione, scusa. 18. Allora, quello che riesci a capire è che non sei sicurissimo perché non hai idea di come valutare la robustezza delle mura. No, non voglio. Però all'interno della casa ti rendi conto che come se ripensando anche a quella volta che avete avuto a che fare con Bayushi Sama nel suo palazzo e come già avevi valutato quella volta, un attacco dall'interno in un palazzo del genere sarebbe estremamente difficile da evitare o da respingere. Già sarebbe stato difficile nel palazzo di Bayushi Sama perché una volta che sei all'interno è facile attaccare e scappare. Viste anche come le configurazioni delle porte del suo palazzo? Qua, in cui non c'è nemmeno un labirinto e le porte sono tutte delle porte di legno e carta, basta che vai se diritto. Una persona molto motivata decidesse di agire in un momento tipo della notte, magari le guardie la prendono, ma il malfatto è già stato fatto. Cioè, uno tipo Ida in armatura bello pesante potrebbe che corre in mezzo, arriva dalla parte opposta della potrebbe casa. Potrebbe sfondare tranquillamente la maggior parte delle porte. Cioè, uno Shozuro, quello che fa i lavori sporchi per i Bayushi, entra, fa quel che deve fare e ciao. E probabilmente lo fa anche silenziosamente, ora che ti accorgi che è successo è già lontano. Ida lo farebbe più rumorosamente perché è nella sua natura. Mm-hmm. Shozuro o un qualunque altro scorpione difficilmente carica a testa bassa sfondando le porte. Le apre silenziosamente quando le guardie sono girate dall'altra parte. E non è così difficile farlo. Gioca la Dishonored. Sì, praticamente. Grazie. Io volevo lanciare un incantesimo. Vai, che incantesimo volevi lanciare? Volevo lanciare usando il raise, perché in teoria nell'incantesimo non dice proprio che io posso fare una cosa del genere, però io vorrei comunicare con uno spirito della terra, mm-hmm, e invece di chiedergli le domande vorrei provare a chiedergli: se qualcuno va in questo posto avvisami. Un allarme. Mm-hmm. Ok, un raise ci sta, però tu ne hai uno gratis. Uno gratis, quindi per te è un tiro normale. Sì, però mi prendo a questo punto, perché tanto di base sarebbe 10. Se mi prendo un raise sarebbe 15. Se ti prendi un raise sarebbe 15 e in quel caso la risposta sarebbe ancora più veloce. Esatto. Quindi mi prendo un raise pagandolo. Mi dice un 10. C'è anche un 10. Potevi prendere un raise in più? Sì, veramente. Ma uno ce l'ho gratis, vabbè. Ma ne avresti potuto prendere uno. Sì, adesso sì, perché 16 e 15, 31. Sì, ma te l'ho detto, 15 li fai tranquillamente, puoi fare due raise. E allora, con i due raise voglio evocare questo spirito, perché poi io ho amico elementale. Ah no, io esatto, ho due raise gratuiti. Vale. Perché uno è perché sono della volpe, uno perché ho l'amico. Ehi, no, ne ho 4. Uno perché ne ha 17 di raise gratuiti. Con i tre raise voglio farmi avvicinare, voglio farmi dire... intanto
uno dei raise lo uso per fare una cosa di elementi in più, però i primi due sono per se qualcuno si avvicina al laghetto questa notte, o lo so che non capiscono le emozioni umane quindi è difficile, ma cerco usando uno di quei raise di spiegargli cosa vuol dire una persona sospettosa, okay, cercando di farglielo capire perlomeno con delle armi in più. Che è una cosa strana all'interno, sì, del perché palazzo. Quello che mi interessa a me è che mi avvisi, perché io avendo meditato poi posso vedere quello che succede al laghetto. E difatti poi prima di andare a dormire mi prenderò una tinozza d'acqua e me la tengo in camera. Ok. E gli dico avvisami se succedono cose sospette al laghetto, avvisami anche se ci va qualcuno a notte fonda. Ok, durante tutta la notte. Sì. Perfetto. Io vorrei andare a fare una visita al capitano delle guardie. Allora, il capitano delle guardie lo trovi praticamente all'ingresso del, del palazzo, perché adesso che hanno iniziato ad arrivare gli ospiti sta tenendo più d'occhio di quanto non stesse facendo il giorno prima chi entra e chi esce dal palazzo. E infatti vedi anche che sì, senti la musica e le voci da appena oltre le mura del palazzo, ma è anche vero che le porte sono chiuse, non sono sbarrate ma sono chiuse. Okay. Quindi a meno che tu non richieda l'accesso in questo momento non si può entrare o uscire dal palazzo. Ok. Non c'è niente che te lo impedisca, ma ci sono due guardie che ti devono aprire la porta. Posso parlare direttamente con lui? Il capitano l'hai già conosciuto il giorno prima e vedi che è lì di fianco alle porte che sta istruendo le sue guardie su cosa fare nel caso qualcuno si avvicini. Voglio dare un'occhiata o ascoltare se è particolarmente preoccupato. Ok, fai una prova facile di difesa, la prova è 10 perché in questo frangente capire se una persona è preoccupata è abbastanza facile. Io non ce l'ho, quindi... Quanti erano più belli del vincolo? La difesa su che caratteristica si basa? La difesa si basa, tu ce l'hai scritto, sui riflessi. Riflessi? Riflessi. Anzi, riflessi. Giapponese. Riflessu. Li furesu. Li furesu. Cioè, 10. Li furesu. Che di merda. Disattivo. In realtà è più che sufficiente. Vedi che in questo momento il capo delle guardie non ti sembra particolarmente teso. Ti sembra solo che sia il minimo preoccupato perché adesso ha delle persone che se dovesse succedere qualcosa la sua testa ne andrebbe di mezzo. Però è anche in una situazione in cui sì, è vero, se succede qualcosa alla vecchia Bayushi mi decapitano, ma è anche difficile che succeda qualcosa alla vecchia Bayushi. Ma per andare più in profondità, se puoi, devo tirare tiro. È spocchia del leone, cioè la convinzione di essere sempre migliori, o... Scusa, sembra una mega mossa di un cane dello zodiaco di serie B. Spocchia del leone! È vero. Tu hai etichetta. O cortigiano. Cortigiano. L'ho appena acchiappato. Va benissimo cortigiano per capire questa cosa. Fuori di stare in mezzo qualcosa ti è rimasto attaccato. A furia di essere bacchettato perché sbagliavo ovunque. Ho capito. Come ti capisco. Allora, questo è un 1. No, è un 1, sì. Quindi te ne va a far culo. 8, 8, 16, 5, 21. Ok, capisci che un po', diciamo un 70% è spocchia del leone, che dice le nostre mura sono abbastanza robuste da resistere a qualunque sono cosa. Sono inaffondabili. Tu sai che effettivamente le mura per tipo i contadini sono invalicabili. Sono valicabilissime dai ninja o probabilmente da altri scorpioni. Però ti rendi conto che anche di un'altra cosa, la sua preoccupazione, anche per quello che sta raccontando alle guardie di chi tenere d'occhio quando va e viene, è molto mirata al mi voglio assicurare che la vecchia stia bene, se gli altri muoiono per me è un problema minore. Ok. Quindi il fatto che lei sia arrivata con 20 delle sue guardie difficilmente lo mette in una situazione difficile. È tranquillo perché lei è difesa dalla guardia, dalle sue stesse guardie. E dubita che la vecchia voglia uccidere il daimyo. Okay. Chiunque altro nel palazzo è un problema secondario. Ho capito. Va bene. Compreso sposo e sposa. Sì, sì, sì. Ok. Allora io torno dai ragazzi. Era quello che volevo capire. Pure io dovevo aver fatto il giro. Su,
Tsurushi, tu nel frattempo, dopo che ti sei lavato e profumato, ho passato il tempo a chiacchierare con Akuseki. Akuseki ti ha raccontato un po' di cose, di quelle che ti erano ancora poco chiare, per cui ti ha raccontato di Kakita, del suo duello con Shosuro, che si è rivelato essere non Shosuro Shotaro e neanche suo fratello Shosuro Umon, che né Shosuro Umon né Shosuro Shotaro erano i nomi di queste due persone, ma nemmeno loro siete sicuri che lo sapessero al 100%. Credete di sì, ma non l'avete mai chiesto a nessuno. E che Kakita in questo momento sta a poche centinaia di metri fuori dal villaggio, in una casupola fatiscente ad aspettare la propria morte. Che fine ingloriosa. Assolutamente. Una delle fini meno onorevoli che un samurai, soprattutto di un clan come quello della Gru, che vive e muore nella propria immagine di clan onorevole, potrebbe sperare. Non è prova di forza la sua, è sicuramente è un momento, si riprenderà. Sono ragazzi. Lo penso. Queste Gru sono giovani. L'unica altra cosa interessante che ti dice Akuseki è che quello che tu non hai potuto notare nei giorni scorsi, cioè che quando gli altri sono arrivati non c'era nessun invitato, tu sei arrivato insieme agli scorpioni, quindi tu sei arrivato in un clima già più o meno di baraonda e mezza festa, però gli altri hanno avuto modo di vedere per due giorni il palazzo semivuoto, in cui gli unici invitati erano loro e sapevano di essere stati invitati dalla sposa per un qualche fine secondario. Chissà. Cosa che a te non era assolutamente evidente quando sei arrivato. Che fine secondario te l'ho raccontato? Ci ha chiesto di proteggere Shoguro? Umon. Ce la farà più. Shoguro Umon, è vero, Shoguro è la famiglia. Sì, ma continua. Tutto questo continua a sembrarmi vuoto. Cioè, è un forse, chissà, sì, è strano, però boh. Abbiamo a che fare in questo momento con degli scorpioni e un samurai della Gru che ha perso il proprio onore e ha deciso di diventare un Ronin. Ma c'è da capire se è un problema suo o è un problema nostro quello. Se vuoi andare a parlargli, io all'odore di quella casupola non mi voglio nemmeno avvicinare, ma tu sei libero di farlo. Ida l'ha fatto. Si è sentito per parecchio. Beh, ci sono delle tecniche, sai, quando passi la vita per mare impari un paio di tecniche per proteggerti dal tanfo. Per proteggere te stesso dal tanfo, non per proteggere gli altri dal tuo tanfo. Devo dire che anche il tuo afrore di salsedine era evidente. Sì, ma permettimi, tu vieni da campi di papaveri, viole e compagnia. C'hai il naso sensibile. Io vengo dai palazzi dove è usanza avere dei petali di ciliegio anche in inverno per profumare le stanze. Mi sembra il minimo di un paese civilizzato quale l'impero di Rokugan. Siete voi che siete dei barbari che vi ostinate nelle vostre vecchie usanze da guerrieri sporchi di sudore e sangue. Onorevoli compagni, perdonatemi se vi interrompo. Credo che in questo momento sia più utile e più importante discutere di qualcosa di diverso che non sia il profumo, riconoscendo al nobile Akuseki chi ha ragione. L'onore del samurai si vede anche da come cura la sua persona. Oh, vedi, persino Ida ha iniziato a capirlo. Bravo, Ida. Akuseki. Anzi, permettimi di dire, Ida-san. Sì, permettimi, Akuseki. Tu ancora l'ironia a volte non la cogli. Comunque. Amici. Io arrivo dopo. La domanda è questa. Io so di non essere molto intelligente su tante cose, ma sulla difesa di qualcosa so. E la domanda è: per quale ragione il capitano del leone è più preoccupato della salute dello scorpione? Nella fattispecie della vecchia. Beh, questa domanda è stupida e facile. La volpe crede che l'ospite sia
il dovere più importante per gli ospitanti. No, non è nemmeno quello il problema. Credo che la vera risposta sia una frase che ci ha detto Umon ieri, che a volte è lo scorpione che porta il leone più che il leone che porta lo scorpione. Credo che in questo frangente la famiglia di Bayushi, che evidentemente sponsorizza questo matrimonio di un proprio membro del clan, apporti molto più economicamente di quanto non stia facendo in questo momento il daimyo. Membro acquisito. E se noi andassimo dalla signora Bayushi? Ho parlato per... Dobbiamo? Settimane. Io eviterei, anzi la volpe eviterebbe. Già dovremmo dovremmo avere a che fare con lei durante la cena. No, ma la domanda è esattamente, no, potremmo anche andarci, ma cosa vorresti chiedere? Vorrei chiedere sinceramente per quale ragione noi siamo qua, perché secondo me lei lo sa. Ah, ma su questo... Ma non è stata lei a richiamare i lupi? Oh, ma non è un problema. Chi è che ha detto a un piccolo daimyo del leone, che è un clan che non è neanche coinvolto nel nostro gruppo, di chiamare noi? Beh, le parole... da quello che ne sa la volpe è stata tutta una cosa che ha colto di sorpresa tutti. Ma effettivamente Susuro era... Ma effettivamente la piccola Mayumi-chan lo sapeva. Sapeva a chi mandare esattamente queste tavolette di legno. Appunto. Anche quello è vero. E chi gliel'ha detto? Se fosse stato Umon avrebbe immaginato che noi fossimo presenti al matrimonio, invece lui è stato sorpreso quanto noi della nostra presenza. Magari Umon ha parlato di noi come compagni del fratello. Non è impossibile, ma mettendo sul tavolo tutto ciò che sappiamo delle persone coinvolte. Quella vecchia Oni. Ma cos'è qui? Se dovessimo mettere sul tavolo tutto ciò che sappiamo... Sapremo molto poco e sarebbe molto stupido per noi rimanere qui. Anche questo è vero, ma un lupo in genere non abbassa le orecchie e se ne va alla prima avvisaglia di pericolo. No, ma come un samurai deve conoscere il suo ordine nel mondo celeste, nell'ordine del suo posto nell'ordine celeste, anche un lupo deve sapere qual è la sua preda. E al momento non abbiamo trovato se non qualche effimera traccia. Ma considera questo: se il nostro scopo in questo gioco non fosse scoprire chi è la nostra preda, ma chi sono i lupi a cui rubare il posto di capobranco, forse... Questa è una bella prospettiva. Potremmo essere qui invitati da qualcuno che non è la vecchia Bayushi. Effettivamente potremmo essere stati invitati dal leone nella speranza di liberarsi di un peso che grava sulla loro schiena. Questa volpe non toglierebbe di mezzo anche... non toglierebbe del tutto la vecchia Bayushi, in quanto già i lupi sono stati chiamati da parte sua. È effettivamente successo. Potrebbe più anche volta essere motivo di richiamare i lupi di fianco al gregge per poi incolparli della distruzione del gregge stesso. Ah, no. Ma ritirarci in questo momento significherebbe solo ammettere la nostra codardia, la nostra colpa. Dobbiamo rimanere qui, anche magari non facendo nulla, ma rimanendo fino alla fine per vedere cosa succede. Alla volpe non piace stare ferma. Questo vuol dire che dovremo fare domande. E mi sembra che Tsurushi ne voglia fare una. Sì. Chi è che viene con me dalla vecchia e chi invece va a farne da altre parti? Io non ci sono, non so dove siete voi a fare tutti questi discorsi. Nelle stanze, sono. Siamo nelle stanze, quindi sto parlando con prima loro, della con, cena. Con loro qua. Io non ci sono. Manca ancora quasi un'ora alla cena. Possiamo andare a parlare perché Bayushi, io in realtà i tempi. Mi sono andato a meditare il laghetto. Ho avuto già a che fare con lei. Allora siamo d'accordo, tanto ci ho parlato per tutto il tempo. È simpatica in realtà. Mi giro e esco dalle stanze.
Che non cogli, non cogli la simpatia dell'anziano, tu sei un giovane. Si chiude la porta. Io vengo. Il vero nome di Bayushi Motoko è Bayushi Umarell. Sta a guardare gli altri samurai che fanno il suo lavoro sporco sul limitare del cantiere. Grazie per averla chiamata Bayushi Umarell. Per un attimo ho temuto che la chiamassi Bayushi Bubbled. No, no, lei l'abbia già chiamata Cutter Bubbled la volta scorsa. Quindi. Ah, mi ero perso. Ci vengo io con te. Siamo in tre, e via. Però a questo punto ci serve qualcuno che invece dia, come dire, un'occhiata più generale durante la cena. Qualcuno che abbia l'occhio attento ai comportamenti. Mi duole dirlo, ma il più adatto a questo sarebbe stato Kakita. Dato Kakita che Kakita è, come abbiamo già decretato, morto per quanto riguarda questi lupi, temo che il suo scettro passi a me. Forse a Xiang, che dagli angoli bui della sua situazione, chiamiamola così, sia quello che è meno tenuto d'occhio e che quindi può tenere d'occhio la situazione. E come sappiamo sempre, la fenice come il pavone attira l'attenzione, quindi potresti essere il più adatto. Io potrei attirare l'attenzione delle persone meno influenti, mentre qualcun altro di più attento guarda cosa succede effettivamente al tavolo. E non, questa volpe non crede che sia una cattiva idea il fatto che chi inferiore venga notato di meno. È una cosa questo che ti dico spesso e non riusciamo mai a capirci. Credo che con poca o molta lungimiranza sia l'idea che ha avuto Bayushi-sama quando ha deciso di unire Xiang al nostro gruppo. Una serie di... Non ti senti fischiare le orecchie? Quello faccio una meditazione per calmare la cupene. Ormai è fiso. Qualcuno che agli occhi di un samurai non è nemmeno degno, ma che agli occhi degli dei lo è. Gli spiriti hanno già decretato cosa pensano di Xiang. Mi sembra. Anzi, la volpe sembra un'idea perfetta. È difficile. Vedi quando c'è il Gand. Non è facile. Ho detto 4-5 puntate. Come puoi notare, non ci sto neanche provando. Perché hai già fatto questa brutta esperienza. Esatto. I compiti sono assegnati, l'obiettivo è posto. Direi di goderci il più possibile la cena a venire. Ognuno sa cosa deve fare, no? Ho una cena in cui intrattenere. Vedete che si sposta parte del kimono come se dovesse prendere la spada di lato e invece tira fuori un ventaglio. Eccola. Io tiro fuori la mia katana di fuoco. Bene, abbiamo le nostre mansioni. Cercate di tenere i vostri fianchi coperti da un altro lupo. E... due piccoli branchi sono meglio forse di un grosso branco. No, rimaniamo un branco. La volpe preferisce vederla come esploratori e cacciatori. E sia, andrò a esplorare. Vedete che apre la porta e va a cercare Xiang a questo punto, perché e la volpe spera che si cacci presto. Ida, tu hai per me potresti avere una buona influenza sulla vecchia Bayushi, eh? Io sono stato che non è la vecchia Bausha. Però ma sono stato il primo a dire di doverci andare, quindi vedo volentieri di nuovo la nonnina. Io la trovo simpatica, poi io, cioè, lei trova simpatico, ti dirò, nelle settimane di viaggio mi ha detto più volte che ti trova simpatico, vedi te. Bauchika wow wow. Bayushika wow wow. Ecco, su questo orrore vado. Veniamo con te, sia mai che dei lupi ti lasciano solo in questa incombenza. La volpe non si fiderebbe mai a lasciarlo da solo. Ma io mi fiderei anche di lui, non mi fiderei della vecchia. Né di lui a lasciarlo da solo con lei. Ma sappiamo che Ida
apprezza cose un po' diverse dalle nostre. Sì, no, no, non credo fino a quel punto. Non so se tu... è una donna che ha potere, comunque. Questo è innegabile, ha molte cose, tra cui anche il potere, effettivamente. Ma Ida non è così legato al potere. Magari lo sarà questa sera. Legato? Senti questo... Oh, filo di metallo che taglia l'aria. Sono famosissime, no? I tipi di legami, lo legaci. Lo shibari. Esatto. Oh, signore. Lo shibari, guarda che è una pratica molto diffusa. È una pratica diffusa e anche... artistica, nobile, artistica. C'è chi si allena nella calligrafia e chi si... Ah, lo puoi mettere come arte, però, dovrebbe in arte lo puoi mettere le abilità. Inserirla come abilità. Performance. Potevi usarlo per legare il tizio l'altra volta. No, ma io non conosco le cose. No, se ci fosse stata l'abilità. C'è l'abilità. C'è. Non shibari. Non c'è shibari. Dai, lo metti come performance. Ah, ok. È una performance privata, ma puoi fare. Okay, noi tre si va lungo la via... Allora, vedete che ormai la maggior parte degli scorpioni si stanno dirigendo verso quella che sapete essere la, almeno voi due che ci siete già stati, la sala da pranzo e da cena, e che vedete essere molto più organizzata di come era il giorno prima. Prima c'era un piccolo tavolo al centro con giusto il minimo di tavoli, di posti a sedere disponibili. Adesso invece è stato organizzato una specie di mega tavolone che fa un ferro di cavallo e che circonda praticamente tutta la sala. L'unico punto in cui questo ferro di cavallo è separato dal resto è a questo punto il tavolo del daimyo e della sua famiglia, a cui si siedono unicamente il daimyo. Ma è al centro del ferro di cavallo questo tavolo? È dove sarebbe la punta del ferro di cavallo, ma è separato fisicamente dal resto del tavolo. C'è proprio uno spazio. Quindi in una mezzo. Punta è più lunga oppure è più corta e col tavolo diventa pari? No, sono praticamente due tavolate lunghe pari e in mezzo tra le due c'è fa il collegamento, fa l'arco del ferro. Però... vedi, non è collegato esattamente, è separato in modo che i servi possano passare. Quindi è separato di un metro. È separato di almeno un metro, sì. In modo che i servi possano passare avanti e indietro. E qui per in mezzo cosa c'è? In mezzo vedete che è stato costruito non un palco, perché sarebbe disonorevole alzare qualcuno sopra il livello del daimyo, ma è stato messo un tatami di un colore diverso per far capire che succederà qualche cosa, per intrattenere la gente durante la cena. Non mi piace per niente. Cibo e giochi. Eccolo là. Che bello, Tsuruchi, si mangia. Quando entrate nella stanza vedete che davanti a ogni sedia, a ogni non sono sedie ma sono i mini sgabellini su cui praticamente inginocchiarsi, è stato messo un piccolo pezzo di pergamena con l'ideogramma che identifica la persona, quindi il nome della famiglia e il nome proprio. Quanta gente c'è nella sala? Compresi voi, compresi il daimyo e comprese... Ah già, ci sono tutti? No, allora voi per adesso vedete, alcune persone sono già sedute, ma in tutto, da quello che vedete, sono previste più o meno una trentina di persone. Neanche troppo. Scarsa. Quando ci muoviamo, se io riesco a passare di fianco a alcune di queste sedie, se non nessuno mi sta guardando, cambio un nome con un altro. Eccola. Ok, hai rapidità di mano? Sì. Ok. E lo faccio perché è una cosa molto apprezzata dagli spiriti dell'aria. E poi, soprattutto, è chiaro per la volpe fare un po' di... È un po' trickster, no? È apprezzatissima anche dalla padrona di casa, sicuro. Eh no, è per quello, è trickster. Apprezzatissima. Che già ci ama. Agiliti più rapidità di mano. Dopo questa. La difficoltà è 15, perché in questo momento la padrona di casa non è nella stanza. Ok, mi aumenta. So che tirami la zappa sui piedi, ma potrebbe anche non essere così. Mi aumenta la difficoltà se cerco di farlo non completamente casuale, ma nel modo che dia. Non che succeda una tragedia,
Ma che faccia sentire un po' una merda la padrona di casa. Beh sì, è un raise. È un raise, sì, che mi devi faccio fare e arrivi a 20. Una dai. Domanda, dove si svolge la cena? Dove c'è il laghetto? No, la cena si svolge nella stessa stanza dove avete cenato il giorno prima. Quindi vicino al laghetto, ma non direttamente c'è sul laghetto. C'è una possibilità che lo veda? Perché io sono al laghetto. Tu sei al laghetto. No, no. Stai meditando al laghetto, perfetto. È impossibile. Niente, vai. E uso anche un punto vuoto. Che mi dà okay. un K1, un giusto? Un K1 in più. Che era questo, che era... Quindi tiro 5, tengo 4. Quello è un 10. Un 10 e un 9. Cazzo. E un altro 9. 2, 9. Dai. Il 10 metto un anno a fare un tiro così. Vabbè, adesso 18 e 6. Dovete vedere 24, 34. Che cazzo. Bimba. Io non è andato sotto 30. Allora, sera. Praticamente tu scombini tutti i posti che ti passano a portata di zampa, perché ormai sei una volpe, non sei più nemmeno un essere umano in questo momento. A portata di zampa riesci a scombinare i posti in modo che Umon si trovi molto lontano da Mayumi, molto lontano da Bayushi e molto vicino a Xiang. Che quasi sicuro sono convinto che li ricontrollino prima della cena. Però quello che li ricontrolla, o se non li ricontrollano, peggio. Vedi che c'è già della gente seduta, quindi è impossibile che lo ricontrollino. Perfetto, perfetto. Quindi Xiang sarà vicino a Umon. Hai detto così e poi vado con loro con nonchalance, lasciando cadere l'ultimo segnaposto dalla manica che avevo preso. L'ultimo segnaposto è il tuo. Dove vuoi sederti? Accanto. Vicino a chi vuoi sederti? Dimmi chiunque sia, va bene. Dai, accanto a Motoko. No, no, mi voglio sedere di fianco a Bayushi. Punto. Ah, Motoko. Sì, Motoko, sì, giusto. Ok. Perfetto. E poi con nonchalance proprio vado avanti, soddisfatto di aver dato, come si dice, di aver fatto una donazione agli spiriti. Ce l'ho scritto da qualche parte. Degli spiriti del Sakaku. Ok. Tu ti siedi dove devi sederti. Hai fatto in modo da rendere il meno evidente possibile il tuo gioco. Per cui ci sei tu, c'è Bayushi e c'è comunque uno dei suoi uomini di fiducia, in modo che lei non si trovi. Sì, poi cercando di farlo anche in modo che a me non mi venga subito da dire questo posto è strano e vada subito a chiedere. Ma io mi siedo perché onoro le... Perciò voi vi sedete dove è stato previsto che vi sediate. Parte... Da chi? Da Kitsune. Ecco. Kitsune quindi si siede molto vicino al Daimyo e estremamente vicino a Bayushi, perché sei la persona sì. appena più lontana da Bayushi che si potesse mettere. Ah, e in caso è di fianco a me, dall'altra parte lui. Tsurushi. Perché siamo dello stesso clan più o meno. Quindi. Sì, quello è perfetto. Hai spostato Umon di fianco a Xiang, molto lontano da Mayumi e dal Daimyo, che sono le persone che ti sei reso conto sono più vicine a lui in questo momento. E Ida è dove è stato messo. Chiaramente Mayumi, Daimyo e moglie non li ho toccati. Beh, quelli sarebbe chiaro. Stato impossibile sì. toccarli. Ida è praticamente a metà tra tutti voi, è equidistante perché di suo un membro del granchio non è né troppo onorevole né troppo poco onorevole né di status troppo alto o troppo basso, era già più o meno nel mezzo, quindi lui l'ha lasciato sì, dove un pochino dove proprio stava. Più sull'onorevole sì, insomma, un pochino di un più posto. Verso di voi, però comunque si trova nel mezzo in modo da riuscire, se vuole, a sentire sia le conversazioni di una parte che dell'altra. Mi siedo tutto impettito onorevole da cortigiano. Le persone ovviamente iniziano ad arrivare, i servi iniziano già a servire il sake, per cui Ida è già contento così. Perché già viene servito il sake. Oddio, sono lontano da Ida. Chi lo ferma più? No, ormai sono cortigiano. Vedi che i bicchieri sono più piccoli dell'ultima volta. Hanno capito quanto costavi, evidentemente. Okay. Il tuo sono più piccoli poi. Il tuo bicchiere è più piccolo. Io guardo la cosa con disappunto. E quindi sviluppo subito la strategia. Mangerò di più. No, ricorda le parole di Xiang. Comunque lascia, ne approfitterò per questa cosa. Dei 4 punti che mi sono rimasti, 2 li spendo per alzarmi rapidità di mano, perché ci sta. Mi sembra più che adeguato in questo momento. Direi di sì.
E gli altri invitati iniziano a sedersi. Ovviamente gli ultimi ad arrivare sono il daimyo, la moglie e Mayumi. E l'ultima in assoluto è la vecchia Bayushi, che arriva dopo la padrona di casa. Minchia, cioè, cercando di far pesare la sua ricchezza e il suo status il più possibile. Poi c'ha la scusa anche perché è importantina. È importantina, lei fa fatica a camminare. Ma ti rendi conto, tu che la conosci bene, che lo fa solo ed esclusivamente per far pesare il fatto che lei è la vecchia Bayushi e che se lo può permettere. Che vecchia bastarda. Assolutamente sì. E vedendo che è seduta di fianco a te, vedi che si gira molto a fatica verso di te, gira la testa il minimo indispensabile per farti capire che è diretta verso la tua direzione, ma non ti sta nemmeno guardando negli occhi. Ma io che mi ricordo, questa qui, anche che era molto fragile, è una finta la Paiselle o... Allora, fai un tiro di sincerità, perché non è mai stato ben definito quanto tu abbia capito di quanto lei finge di essere vecchia. Probabilmente un altro 10. Però adesso vediamo. Vabbè. Sono... Ottengo 3, quindi così. No, giusto, no. Così. No. Sì. No, l'1 l'hai ritirato e si somma al 10. Sì. Non lo puoi scegliere. Ah, non lo posso scegliere. Eh no. Tiro. Ah, allora mi sono sbagliato sempre. Vabbè. Ora lo sai. Ok. 5, l'8, 10. 11, 19, 24. Allora, ti sembra che lei stia un po' esagerando il suo essere vecchia? Però rispetto all'ultima volta che l'hai vista... È invecchiata. E ok, allora io mi sposto un po' più avanti per non farla girare troppo, però col sorrisino di... Bella mossa, sia l'entrata che l'altro, cerco di farle intuire che... Sono contenta che anche i lupi siano riusciti ad unirsi a questo. E vedi che l'ultima parola la dice molto lentamente. Matrimonio. I lupi sono onorati di essere in presenza di una delle più grandi dame che ci siano nell'impero. La volpe è sempre stata molto divertente, come si addice a una volpe, ma so che ormai i miei fasti sono passati e quello che rimane di me è solo un guscio di ciò che ero una volta. Forse sarei potuta essere io la moglie di questo Umon molti anni fa. E sicuramente come mente ci guadagnerebbe. Eppure non sono io quella che si unirà in moglie a lui. E faccio una faccia come per dire... E faccio No, in un certo senso in realtà non è proprio vero, però... Beh, l'unione dello scorpione con il leone... giova a tutti. Un'unione con lo scorpione potrebbe giovare a tutti, ma un'unione con il leone... chi lo sa? Sicuramente al leone. Io sono molto vecchia ormai per queste cose... Il mio potere è sceso molto rispetto a una volta e mi trovo nella condizione di presenziare a queste cerimonie solo perché sono molto anziana e la mia voce ha ancora una fama. Ma purtroppo ciò che decido io ormai è poco più che un sussurro nel vento, qualcosa che può essere dimenticato poco dopo. La vostra voce tornerà tonante una volta che vi riunirete agli Yomi. Sicuramente voi sarete una delle voci più prominenti. La volpe non ha dubbi di questo. Spero di poter consigliare qualche mio discendente. Come so che il vecchio Renshu sta facendo con il nostro Xiang, e vedi che allunga la testa. Tu sei di fianco a me. Sì, non devi far domanda. Vedi che allunga la testa verso il nostro Xiang, che è seduto di fianco, che è seduto in fondo nell'angolo più remoto della stanza insieme a Umon, che non si può opporre alla cosa. Xiang, avete trovato la pergamena che cercavate? Non ancora, mio signore. Ma sono sicura che ce la farete, ma chiedo perdono al nobile daimyo che ci ospita. Non vorrei rubare la scena al padrone di casa e alla propria moglie. Io guardo una tutti donna... loro con la faccia per dire sì, certo. Una donna così nobile
e pacata da mettere in ombra persino una vecchia come me. Lei è una vera padrona di casa, atta a ospitare delle persone così nobili e così importanti come quelli che sono seduti al tavolo questa sera. Ah, che parole sagge da lei, Motokodono. Non si potrebbe aspettare altro, in fin dei conti. Ha soltanto riempito di perle il nostro viaggio, coprendo la polvere su cui camminavamo. E vedi che in quel momento la sua testa si gira normalissimamente, senza far finta di essere incriccata come ha fatto verso Kitsune. Si gira quasi di scatto verso il resto della sala e dice: non trovate divertente il fatto che una mantide, che è risaputamente una creatura che uccide il proprio sposo, venga invitata a un matrimonio? E senti altri che iniziano a ridere nella sala. Rido anch'io, anche io sorrido. Voce. La mia bontà infatti è infinita, non mi sono ancora sposato. E con tutto il rispetto per il wow dono, penso sia la femmina della mantide. Le donne sono sempre... Noi siamo per la parità dei sessi ultimamente. Ci stacchiamo la testa vicenda. Speravo di attirare un po' di larità, quantomeno nei miei compagni di gruppo ha funzionato. Anche alcuni dei servi intorno iniziano a ridere. E li decapitano. Esatto, per rispettare le tradizioni. Sì. E la vecchia Bayushi dice: ah, quindi purtroppo gli uomini del vostro clan sono così deboli che vengono uccisi dalle proprie donne, capisco, capisco. E mette una mano su Kitsune, come per dire: non ci arriva lui, fagli tu passaggio sulla mano. Io la dovresti aver detto. Una donna come lei dovrebbe ben sapere che le donne possono essere ben forti. Cosa interessante, fatemi tutti una prova o di cortigiano o di sincerità. Quella che preferite. Sincerità. Non avendo né una né l'altra. Non avendo né una né l'altra, fai una prova di awareness. Grande, un 9 no, beh, 10. Può andare bene anche etichetta. Il 10 mi esplode. Stavolta. Intanto Wilson ci dice: spero che troverete la vecchia in Shibari in un momento a caso. Date più punti plot a mano. 28. 27. 30. Ale, buonasera tra tutti. I 10 non si ritirano nel caso sia un tiro senza abilità, però tu hai tirato etichetta, quindi potresti ritirare un 10. Ne tengo in realtà 3, quindi... Ritirano di sti due e vediamo che cosa esce. Che bello. 12 e 9, 21. Mm. Il più basso, quindi sei tu. Sì. Qui c'è il roll. Tutti tranne te, che sei un po' preoccupato del riprenderti da questa. È difficile battagliare della vecchia. Vi guardate intorno nella stanza, anche perché avete già idea più o meno di quali siano le onde di potere, chi ha più voce in capitolo su cosa. E guardandovi intorno nella stanza vedete che quando si mettono a ridere i servi o quando si mettono a ridere gli altri invitati, tutti più o meno ridacchiano, anche se magari un po' sotto i baffi, tranne la moglie del daimyo, che ogni volta che parla Bayushi diventa sempre più irritatissimo. Ma io ho un attimo di confusione personale da manto. È un la scorpione dichiarato è la figlia. No, non c'è nessuno scorpione dichiarato a parte quelli che sono scorpioni, se non la vecchia e Umon. Esatto. E tutti gli altri ospiti. E tutti gli altri no, aspetta, no, nel senso che i due che si sposano, noi sappiamo che sono uno scorpione e un leone. Lo sappiamo. Sì. Esatto. Anche se uno in realtà è uno scorpione acquisito che in passato faceva parte della famiglia Yogo, quelli maledetti. Che erano sempre scorpioni. Erano sempre scorpioni. Ma no, la mia mente di confusione personale sta semplicemente. Ho bisogno di un albero genealogico. Un secondo, Allora lo sposo. Lo sposo è uno scorpione. Uno scorpione ex Yogo. Cioè scorpione, ma di una famiglia diversa da quella di cui dice di essere. Non ha sangue Yogo? Sì, ah, sì. La sposa. La sposa è un leone. Sempre scorpioni. Sì, sì. Però sì, sì. Sono una la madre della sposa è uno scorpione. Ma non, non dice dichiarata, di lo sai solo tu. E noi che ce l'hai detto. Quindi il daimyo è leone. È il padre della sposa. Esatto. Sì.
Ok. Scusate, ma che qua diventa un attimino complicato. Per il santo Leo! È un po' Beautiful, ma con i cavalieri dello Zodiaco. Esatto. Senza Brooke. Perché altrimenti a quest'ora con l'imparentamento eravamo in casino totale. Beh, perché così. Io non intervengo subito davanti alla cena, se non succede nient'altro dico la mia roba, se no... No, stavo dicendo una cosa che tu che sei di fianco a Umon, Xiang, noti anche un'altra cosa, dato che hai fatto più di 25, e che ogni volta che la vecchia parla e la madre di Mayumi si incupisce, anche Umon si incupisce. Te ne rendi conto solo tu perché... Io che avevo fatto 28 di fianco a lei. Sì, forse te ne rendi conto anche tu. Te ne rendi conto anche tu perché comunque li hai messi tu di fianco uno all'altro per tenerli d'occhio. Ci tiriamo uno sguardo. Yes. E tu che ce l'hai di fianco lo senti proprio che le sue spalle si appesantiscono e diventa per lui difficile iniziare a ridere alle battute. Si sta sforzando di ridere. Però adesso stava prendendo in giro lui. Sì. Però prendendo in giro lui ha preso in giro anche la padrona di casa. Ah, sì, giusto. Sostanzialmente. E questa cosa ha pesato sia sulla madre che su Umon. Io dal mio 27 vedo qualcosa. Tu dal tuo 27 ti rendi conto anche tu che la padrona di casa sclera. Sta diventando sempre più irritata. Quanto anche per i posti? Per i posti tantissimo. Era già irritata prima. In più questa cosa di Bayushi che inizia anche a tirare le frecciatine la sta tirando molto preoccupata. E tu Ida, che però hai un occhio un po' diverso rispetto a quello che hanno gli altri, perché sei molto più guerriero di quanto non lo siano loro, ti rendi conto che la preoccupazione della padrona di casa sì è una preoccupazione di qualcuno che sta gestendo male una situazione sociale, ma ti rendi anche conto che spesso guarda le guardie come se stesse tenendo d'occhio il loro essere pronti ad agire. Io posso fare una prova di difesa per vedere se mi capisco qualcosa di questo? O che le guardie mi sembrano allerta, o che siano proprio nelle posti. Vai, è una prova 20. Ah, io dopo voglio fare una cosa. Difesa 3. Tiri 6? Sì. E tengo 3. Hai fatto più di 20? 9, sì. Di 1. 21. 21. Basta, è più di 20. 20 o 21 va bene. Una volta che noti lo sguardo di Ida che sta puntando verso le guardie, perché vedi che guarda un po' la padrona di casa e un po' le guardie. Io sto guardando principalmente tutti loro per vedere, cercare di capire tutti cosa si è messo in una posizione in modo da vedere sia Xiang che Ida molto bene. Quindi quando vedi che Ida nota lo sguardo della padrona di casa, inizi a prestare un po' più attenzione alle guardie, che al momento sembrano non notare lo sguardo della padrona di casa, ma vedi che lei inizia a guardarsi verso di loro. Io volevo fare una cosa, volevo richiamare a loro un vecchio segnale che facevamo in occasioni sociali quando c'era una situazione di pericolo militare. Ho il carico. No, giro il bicchiere del sake, cioè smetto di bere. E tra l'altro lo fai in contemporanea. Lo fai in contemporanea a me, che faccio l'altro segno che volevo fare da questa cosa. Che sei sempre paranoico io. Giro invece le bacchette. E dire in posizione un minimo di cautela a quello che mangiate. Ok, io giro il sake. Controllo io, ma un minimo di cautela a quello che mangiate. Ok. Io giro il bicchiere del sake e smetto di bere. Ah sì, appena lo vedo. E quello è un segnale pesantissimo per voi. Sì, infatti io mi raddrizzo un attimo, mi sistemo, ma per essere pronto in caso ad alzarmi immediatamente. Io preparo le armi. Tu ti scrocchi le dita a tavola. Oh, ma evamo scendere. Nani?
Boom. Esplode uno scorpione. Con ninja è successo. Anche perché è possibile che in realtà i leoni siano già qui tutti in un bunker sotto e poi escono a falcidiare. Alzano i tatari e li ammazzano. Il famoso tatari. E al grido di chi cazzo è il ninja mo? Che è il giapponese, no? Tutto attaccato. Chi cazzo è il ninja mo? E li attacca. Che vuol dire quale di queste persone presenti in questa stanza è un ninja? Vedi che giapponese è sintetico. Eh sì, è bello. Che cazzo è il ninja mo? Comunque, è bello. Io prima di dire la cagata fotonica, siccome qua è la differenza tra Manto e che quello che può aver capito o meno. Chi vuoi uccidere? No, non voglio uccidere nessuno. In realtà volevo riuscire a capire le intenzioni della vecchia Motoko. E siccome io poco Motoko, non voglio far dire al mio personaggio una frase idiota a Motoko per un cazzo, volevo vedere se una cosa che era frullata in testa a me poteva essere corretta, magari tramite investigazione, quindi fare il 2 più 2. Fare delle domande in giro, fare delle domande direttamente a Bayushi-sama, no, è una prova di sincerità. No, se invece, aspetta, se invece vuoi girarti verso gli altri scorpioni che sono di fianco a te e fare delle domande a loro per comprovare quello che mi sta frullando in testa a me, allora può essere una prova di investigazione. Ok. Perché la buona sostanza mia è che il mio scopo finale sarebbe di andare a chiedere a Bayushi se è appunto è che io sto cominciando a valutare come possibile il fatto che la moglie del Daimyo in realtà sia uno scorpione della famiglia degli Yogo e che quindi la cosa stia preoccupando gli scorpioni per la logica del già questi qua sono maledetti, facciamo 2 più 2, li mettiamo assieme e creiamo un macello fotonico a livello di maledizione. Io c'ho un Yogo Motoko, non è la stessa Bayushi Motoko. No, Yogo Motoko è quella che è stata uccisa, la sorella, da Akita. Okay. Esatto. Quella che era con noi nel frattempo. Mentre Yogo Kennosuke è Umon. Quindi, visto che questa è l'idea mia di quello che a un certo punto vorrei girarmi verso la vecchia Bayushi e fargli una... Ma com'è che finirebbe per il vostro classe finita sulla cosa per vedere la reazione? Però prima di far st'uscita vorrei avere un minimo di basi. Allora, fai una prova di investigazione di difficoltà 15. Se ce la fai, è un raise gratis che hai su una prova di sincerità. Dato che tu sincerità non ce l'hai, è tanta roba. Sì, infatti. E se ce la fai di più di 10 sulla prova di investigazione, è un secondo raise. La vedo dura, visto che ti ho 4. Vabbè, metti che fai tanto, devi fare così 15. 15... 17. Ne tengo 3. Hai un raise gratis, inizia a chiacchierare con quello di fianco a te e quello che sta di fianco a lui, che iniziano a dirti delle cose, iniziano già ad aver bevuto troppo sake perché erano tra i primi che si sono seduti e Ida aveva già iniziato a bere appena arrivato, quindi loro per non essere da meno hanno iniziato a sfidare Ida. E vedi che sono un po' da scemi, se uno vede la fisicità di Ida non lo sfida. Sì, ma in realtà hanno vinto perché Ida ha smesso di bere. Quindi è ancora più seria la situazione, perché lui ha smesso di bere facendo il segnale mentre lo stavano sfidando a bere. Che maldò, che brutta roba. E loro ovviamente di tutto questo non sapevano nulla, quindi hanno iniziato a bere di risposta a Ida per dimostrare di non essere da meno da un granchio. E sono già abbastanza alticci. E iniziano a raccontarti alcune cose su... come gli scorpioni vedono questa famiglia molto problematica all'interno del proprio clan, perché da un lato hanno un enorme rispetto verso la famiglia Yogo, che si occupa di fare la guardia a uno degli artefatti più pericolosi dell'intero universo, che sono le 12 pergamene nere. Una volta aperte quelle, apocalisse. Apocalisse sicura. Quindi, essendo loro i guardiani di queste pergamene, c'è un enorme rispetto nei loro confronti. D'altro canto, chiunque cerchi di uscire dalla famiglia Yogo per farsi una vita propria,
È fottuto. Diventa il nemico numero uno di tutto il clan degli scorpioni. Perché sostanzialmente non sta più adempiendo al suo dovere, quindi perde l'onore per il suo dovere. Quella è solo, una parte della questione ed è probabilmente la minore. La maledizione è la parte molto più importante. Il fatto di cercare di liberarsi dal volere della volontà divina e ignorare la maledizione che grava per forza su tutti quelli della famiglia è un crimine molto più grave che cercare di uccidere un daimyo. Benissimo. Ok, siamo a cappella. Mi intrometto con una domanda che forse potrebbe scoprire Manto. Ma tra yogo funziona la maledizione? Sì. Fa yogo alla seconda. Funziona in genere quando uno della famiglia Yogo sposa uno della famiglia Yogo, uno dei due tradisce l'altro. Però difficilmente tradisce il clan. Ma è per una questo cosa di amore? No, può essere una cosa di amicizia, può essere una cosa di. C'è un matrimonio combinato che non si amano per niente? Il problema è che l'innamoramento nella famiglia degli scorpioni. Se ci sono sentimenti. Nella famiglia degli scorpioni, in particolare, l'innamoramento è qualcosa che può succedere a chiunque, ma dopo un tot di anni che tu stai insieme a una persona, anche se non sei innamorato di quella persona, ci si aspetta che tu provi almeno un sentimento di rispetto, affetto, e quello è già sufficiente alla maledizione per scatenarsi. Lo scopo degli scorpioni nel tenere la famiglia Yogo chiusa è cercare di contenere questi tradimenti all'interno della famiglia senza che questi contaminino il clan o peggio arrivino all'imperatore. Ma non è una condanna automatica per il daimyo perché tutti li rispettano? Sì, assolutamente. Ed è un sacrificio che in genere un daimyo di una famiglia Yogo è disposto a fare. Se no non diventerebbe daimyo. Ok, ma la famiglia Yogo se rispetta anche il daimyo degli scorpioni, sono cacchi. È un grosso problema. Quindi li tengono anche un po' segregati. Sì, assolutamente. Infatti stanno nelle montagne da soli a proteggere il loro pergamene. Perché metti caso che poi lo rispettino troppo. Tutto questo è nato proprio perché la maledizione serviva a far tradire il primo antenato della famiglia Yogo che doveva tradire l'imperatore. Per evitare questa cosa hanno cercato di contenere la famiglia e recluderla il più possibile in se stessa. Purtroppo ogni tanto qualcuno riesce a uscire dal ciclo di maledizioni e uccisioni. Tipo probabilmente la moglie del leone. A uscire dalla famiglia o uscire dal... probabilmente la moglie del leone a questo punto. A uscire dalla che famiglia. Che però non le funziona la maledizione, sennò sarebbe morta un sacco di gente. La figlia sicuro. Non a uscire dalla famiglia, per rispondere a Simone, ma a uscire da il ciclo programmato di... È come salta una generazione magari ogni tanto la maledizione e... Ma quindi non è al 100% che hai la maledizione al 98. Se sei uno yogo. No, è al 98. Ok. Però il problema è che quel 2% è una percentuale troppo... grossa per lo scorpione, dato che sono quelli più vicini all'imperatore dopo il leone, sì. Da permettersi di rischiare che l'imperatore venga ucciso a causa loro. Sussurrare a una tavola è maleducazione? No. Allora io sussurro a Ivano. Sì. Wow. Mi ha detto Ivano, ci giochiamo a com'è quel gioco? Mai. Ascoltate la puntata. Claudio e Gianni giocheranno a com'è quel gioco. Ci abbiamo già giocato. E gli sussurro... Gli sussurro che devono essere certi che lei, indicando la moglie, non sia colpita dalla cosa, perché ha avuto una figlia che si sta per sposare con un altro della stessa famiglia. A questo punto, tu che non hai ancora fatto questo tiro, mentre loro l'hanno fatto, vedi che cosa sai della famiglia del leone. Che è su? È sempre etichetta. Perché così stanno condannando un miliardo di persone, perché lei c'ha una figlia che potrebbe avere la maledizione, che si sta sposando con uno che potrebbe avere la maledizione. E quasi anzi, sicuramente ce l'ha. Anzi, probabilmente ce l'ha, gli è morta la sorella. Non so. E quindi è un patatrac. Ritira. Dovremmo uccidere tutti. 10, questo no, per salvare l'imperatore. Questo è vediamo. Un 6. E ritira il 10. 27. Ah. Ma se ci alziamo e diciamo questo matrimonio non sa da fare...
per proteggere l'imperatore, perché si sta diffondendo troppo la maledizione. Mi dicono bravi. Bravi, hai capito. Allora. Di alto livello. Sono stato agghiacciato. Io ho lanciato l'assist, ma la schiacciata è stata fatta completamente in solitaria. Allora, quello che sei tu di questa famiglia, Matsu, che è una famiglia, è un ramo della famiglia Matsu abbastanza piccolo, di cui voi già avete saputo alcune cose, ma che non avevate ancora messo insieme con quello che sapevate. Tu sai che a un certo punto il daimyo ha deciso di abbandonare per un anno intero Kamabuchi, che è il villaggio di cui lui è il signore, per andare nelle terre dello scorpione, e dalle terre dello scorpione è tornato con sua moglie, che voi sapevate fosse scappata prima, e sua figlia, di cui nessuno, prima che lui tornasse dalle terre dello scorpione a Kamabuchi, aveva mai sentito parlare. Ma è stato nell'età dello scorpione per la durata della crescita della figlia o di meno? C'è stato un anno. Quindi no. In teoria, beh sì, in teoria. Ma la figlia è tornata quindi bambina? La figlia è tornata bambina. Ah ok, è nata lì. Però nessuno prima che lui andasse sapeva che fosse la moglie. Sapeva o... qualcosa. Sapeva qualcosa. Ma il daimyo dici che lo sa? Quindi è una situazione, da quel che sai tu, un po' spinosa, perché si sta inguagliando. Quasi nessuno sa di questa situazione. Tu l'hai saputo estrapolando un pezzettino da uno scorpione che ti raccontava qualcosa, un pezzettino da un altro scorpione mentre venivate in qua, un pezzettino da quello che sapevi tu di quello che era successo nella regione un po' di tempo fa. E tutto questo è successo 15 anni fa, quindi quando Mayumi era poco più che appena nata. Adesso ne ha 16, 17. Perché si sta inguagliando pesantemente da soli. Io in questo momento mi sto sentendo, io Manto mi sto sentendo, quando è arrivato a un turno di Cluedo dove gli altri hanno tutte le carte in mano, io devo sparare a caso per andare a imbroccare la possibilità. Il problema è che è solo una tua cosa mentale, perché tutti noi dobbiamo sparare a caso. Nessuno ha le carte per decidere. No. Il fatto è che se lei è veramente quello che pensiamo, anche la figlia, alla figlia e anche il figliastro, che adesso entrerà nella famiglia, e sappiamo che lui ce l'ha. Quindi si stanno tutti condannando. Cioè, se fosse vero quello che sapete in questo momento, si stanno sposando uno yogo con uno yogo all'interno del clan del leone. Sì. Ma uno yogo con uno yogo di cui uno abbiamo un 80% che sia maledetto e l'altra incognita, che però potrebbe essere anche completamente maledetta. Non solo. Da quel che sapete voi, nessuno dei due sa di essere effettivamente uno yogo. A lui non lo sa? No. Da quel che vi hanno raccontato, no. Aspetta, allora ho le domande giuste per la vecchia. È possibile che lo sappia, ma non ne avete nessuna certezza. Vai, Manto. Le domande giuste per la vecchia. Aia. Aia. Vai, Evano. Motoko-sama, scusi. Mi sporgo all'indietro per non... Ma lei è il sacchio. Mi sposto all'indietro. Lei è maledetta. Perché lo domandavo così. Sa... Durante il viaggio mi è capitato un vecchio monaco che vendeva rotoli romanzati, quelle cose per giovani casalinghe, non so come altro dirlo, sì, ecco. E c'era una storia come si dice armonia in giapponese, esatto. Scopritelo presto. Il titolo era tipo il pungiglione dello scorpione, e c'era il tipo a petto nudo, petali di ciliegio e code di scorpioni, sì. E mi è capitata una storia interessante, vorrei che mi dicesse se le è capitato in vita di trovare una simile, per capire la veridicità dello scrittore. Ho un mio amico, è sì. Asking for a friend. Vede, c'è un clan, hai trovato Harmony? Chova! 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 C'era in questo romanzo un giovane ragazzo che non sapeva di portare su di sé il peso di un potente clan e una grande responsabilità. E una giovane ragazza che non conosceva le sue origini, non sapeva che apparteneva allo stesso clan. Io mi sono fatto indietro per farli parlare comodamente, no? Tra di loro
E Xiang dà fuoco alla tavola. Sente... La famiglia improvvisamente scopre che loro due si sposeranno e si uniranno, creando ancora più potere nel loro nucleo familiare, entrambi non sapendo di appartenere al loro clan e quindi dimenticandosi le responsabilità che devono nei confronti dei loro signori. Anzi, peggio, entreranno a far parte di un altro clan rivale. Tu non hai sincerità, vero? No! Ma infatti, quando io capisco dove vuole andare a parare, visto che sta dicendo questa cosa... Prendi un tizzone ardente e glielo butti nelle mutande, vero? Bam! Gomitata in faccia! Chiami Xang! Esatto. Aspetta, Cuocilo! Ha fatto il cellulare. Dico il nome per un titolo inventato di, che può essere il titolo di un romanzo. Trastullo di animali. Inventatissimo. Tipo l'ospite a sorpresa. Indovina chi viene a cena. Oh, mi pare di aver letto anche questa volpe. Ha dato un'occhiata. Forse nella biblioteca. Se non era un monaco, era la biblioteca della mantide. Vabbè, a me è capitato in mano un monaco. Se non ricordo male, si chiamava Matrimonio con sorpresa. Sì, è una delle traduzioni recentemente. E cerco di chiacchierare un attimo sopra di lui, evitando che lei risponda, per aiutarlo a avere la risposta. Allora, Gesù, il mio scopo in realtà è aiutarlo con la mia sincerità, che è alta, per evitare che lui faccia un disastro. Facciamo così. Aiuto. Non facciamo così, tiri te. Non mi piace per niente. Aiuto. Facciamo così. Nella leggenda dei Cinque Anelli non è previsto aiutare qualcuno. Ah, vi mancavo, vero? No. Ma, dato che a me piace questa cosa, secondo me tu, Kitsune, fai un tiro di sincerità. Ha difficoltà 15, perché... hai capito dove vuole andare a parare, ma non sei sicuro al 100%. Quindi per te è un tiro medio. Ok. Per ogni 5 in più rispetto al 15 che fai, gli dai un raise gratis. Mi piace tantissimo. Grazie. Vado. Comunque ho già un raise gratis dal mio 15 di prima, eh. Perfetto, comunque ne avrai uno in più. Aggiungo una cosa, se spendi un punto vuoto, puoi prendere un'abilità che non hai. Puoi metterti un grado. Hai due punti vuoto. Due punti vuoto. Ah, no, l'ho visto. E spendi due qui, punti vuoto. E quindi tiri uno in più e tieni uno in più. Beh, oppure fai finta di avere un'abilità. E quindi. E che cambia. È che. Che si mette sincerità. Puoi una cosa cambia tra l'1K1. Che ad esempio, se ti capita un 10, lo puoi ritirare. Ah, ok. Sì, prendi l'abilità. Quelle cose così. Io allora tiro. Ne puoi anche spendere due, avere un punto di abilità e fare un 1K1. Visto sì. Che siamo molto. Visto che siamo molto in sintonia, essendo parte dello stesso clan. Nelle cose sociali per me si può fare. Io capisco esattamente dove vuole andare a parare, visto che di solito non quelli della mantide, ma quelli della mantide giocati da manto sono molto affini al vuoto. Spenderò anche il clan della manto. Della manto. Esatto. Spenderò anche io il mio punto vuoto per il mio check. Mantode, vai. Quindi tiro uno in più e tengo uno in più. Quindi tiro 6 e tengo 4. Boom! Shakalaka. C'è anche il boom, c'è calaca. Zio porco. Questo è 1 39 2 3 4 44 14 44. 22 e 12 quindi 44. Ogni 5 in più oltre il 15 5 10 sì. 15 un punticino a voi 5, 20 25 30 35 40 5 raise. Per 1 non ho fatto 44 più 1 che lui aveva già. Ne ho 6 raise. Ok. Quindi cosa devo fare? Praticamente iniziamo a parlare io e lui, cercando di far uscire solo alcune frasi. Quindi tu adatto. Fai almeno 15 e lei ti rivela qualunque cosa, perché magari fa proprio tipo così, fa tipo tutti gli scorpioni che rimangono zitti per un attimo. Vai, vai manto, vai manto. Devo fare quello del vuoto. Bruciali allora, tutte e due, bruciali tutte e due. In questo caso Aulin usare un punto per far finta di avere l'abilità, okay, vabbè, e un secondo un punto per avere per più tirare uno K1. Un dado in più e tenerne uno in più. Ok. E quindi, sincerità e suo awareness. Ok, sincerità e suo awareness. Tre. Quindi ne tiri 4, ne tieni 3, ma ne tieni ne tiri 5 e ne tieni 4. Ecco. Tiri 5, ne tieni 4 e c'hai 5 raise. Intanto tira 5 raise, ti potresti far dire a tavola, secondo me, dall'imperatore, se fai un tiro decente, tipo...
Sono una merda. Okay. Ma i raise, scusate, cosa sono nell'altra pratica? Ci, sono i punti fato di Clotos, cioè puoi spendere praticamente per fare cose fighe. Però devi dirlo prima. Sì. Cioè, ti vuoi spendere. In questo caso tu hai già. In questo caso ce li hai già gratis, perché in teoria ti, quando tu dici voglio un raise, sei. Che serve per fare. Aspetta. Ma erano 4 su 2. In teoria, quando tu fai un tiro, puoi dire voglio un raise. E lo paghi, è 5 in più la difficoltà. Okay. In questo caso tu ne hai 5 gratis. Se vuoi alzarti la difficoltà di 5, ce ne avresti 6. Però non alzartela, ce n'hai già 5. Esatto, se lo scazzi sei morto. Cioè, perché. Verremmo in questo è un 10. Quello è un 10. Impiccati e c'è l'abilità. Vale. No, tira questo in uso. Aspetta, 10, 8. Sono tutti no, 5. Il 10 lo tiri insieme a un altro, che è questo. Sì, perché si somma. Si sommano. È un dado solo. Viene un altro dado. Aspetta, ti do questo. Vale. 9. 29. Hai fatto 29 con un dado praticamente. In più ne tieni più 4, 10, 8, quindi fatto togli 47. Un 5. Ok, credo che la campagna 10, finisce 18, oggi. 18, 18 29, 47. Con 5 raise gratuiti. La bomba! Volpe e mantide indistruttibili. Avete peculizzato. Aspetta quello che succede. No, cioè, è un momento, lei è partito un ictus che però non le blocca la parola, ma le attiva. Aspetta, posso lanciare una cosa che probabilmente non so se credo per me. Ma questo discorso stiamo facendo io e lui per tirare fuori, vedi? A voce un pelo alta da far capire quello che intendiamo a Umon. Okay, ma credo che avete catalizzato l'attenzione di tutta la sala. Ma è per fargli capire cosa intendiamo. Sì. La moglie sarà zitta, i miei obiettivi. Io me lo immagino 47 in realtà 7 con 5 raise gratis. Io in realtà sai come me lo immagino, che lei non sta dicendo tanto, ma mentre noi conversiamo lei inizia a fare smorfi e gesti che da come si dice vai dimmi tu quando iniziate a raccontare ah sì no l'ho letto anch'io l'ho sentito bla 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 andiamo nei dettagli, entrate nei dettagli e vedete che lei inizia sempre di più a sorridere fino a che non sentite le porte dietro di voi chiudersi. Ops. Ops. E sentite proprio toc. Vedete che ha alzato la mano destra, quella dall'altro lato rispetto a cui sei tu, Kitsune, e che sta facendo un segno come di circolare con le dita. Chi? La vecchia Bayushi. Bayushi. Mentre ti dice, vedo che la mantide ha ancora delle chele molto affilate, come i denti della volpe, o le chele del granchio. Purtroppo devo chiedere a ognuno dei lupi di farsi da parte. Ne va della vita dell'imperatore stesso. E sentite in questo momento che gli scorpioni presenti al tavolo. Se ti dice questo, io mi guardo intorno. Gli scorpioni presenti al tavolo si stanno tutti alzando. E la maggior parte di loro. Vedete che non ha molto più delle proprie mani con cui. Quanti sono? 20. Sì, a cazzotti fanno un danno, tengono un danno solo. Sì, ma non credo che siano tutti a cazzotti se hanno preparato una cosa. Vedete che sono scorpioni. Una quindicina si stanno proprio alzando giusto per bloccare eventualmente le guardie, che comunque ci sono 5 guardie nella stanza. Mm-hmm. Oltre al daimyo che armate. È armato il daimyo. Mm-hmm. Quindi in tutto dalla vostra parte avete 6 guardie armate, compreso il daimyo. Dalla nostra parte, tra virgolette. Dalla vostra parte. Almeno non ci facciamo i fatti nostri, magari. In più vedete che appunto 15 si alzano e praticamente si girano guardando le guardie e quindi ce ne sono 3 a testa. Pronti a bloccare un gruppo di 3 una guardia. Che per quanto la guardia sia armata. Chiaro, sono in 5. Io mi guardo bene intorno e cerco di capire la situazione. È difficile per le guardie riuscire a prevalere su 3 samurai non armati ma pronti al combattimento. E 5. Uno ci muore sicuro, ma gli altri 2. Esatto. Gli altri 5 che rimangono del clan degli scorpioni, una è la vecchia Bayushi che praticamente non sta facendo nulla, è solo seduta e sta facendo un gesto. Però è di fianco a me. Sì. Ma quanto è mafiosa. Di fianco a me, potrei darle fuoco. Mentre gli altri 4 che rimangono, vedete che ognuno di loro prende gli zoccoli
con cui tutti voi siete entrati, perché gli zoccoli sono una cosa normalissima da avere, spezzano le due parti che tengono lo zoccolo sollevato, e ognuna di quelle diventa una lama sotto. Umon e gli altri importanti che stanno facendo? Umon si è già alzato e sta cercando istintivamente la spada al suo fianco, non avendo. Ma sta guardando gli altri scorpioni come dire che cazzo succede? Sì. Ah, ok. Il daimyo pure ha già messo la mano sulla spada e la sta estraendo, e lui ce l'aveva al fianco appoggiata per terra, ma ce l'aveva. La moglie vedi che tira fuori uno delle bacchette che teneva nei capelli, che è con una lama, che in realtà sono degli spuntoni da 50 centimetri pronti a uccidere qualcuno. Ne voglio un anch'io! Esatto. E tu che stai guardando in giro, Kitsune, fai una prova di spellcraft. Oh cazzo, ci sono gli shiganji. Shit. Beh. Sì, dai, non è bruttissima. 24? Tengo 3. 24. Allora, guardandoti un attimo intorno nella stanza, senti due di quelli che si sono alzati senza avere armi in mano, che stanno iniziando a invocare gli spiriti, a cantilenare, a fare Om Nom Shivaya, 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 Om Nom Shivaya. Ma la cosa che ti stupisce di più è che vedi scomparire Mayumi. Così. Mayumi, la sposa. Ecco, volevo guardare verso Mayumi, quindi un pelo prima che scomparisse, mentre mi guardo intorno, perché è lei che ci ha chiamato. Io volevo che provare a capire se prima che sparisse col suo sguardo riesco a capire che questa se l'aspettava, L'aspettava oppure vuole che interveniamo. Perché se vuole che interveniamo io mi sento preso dall'onore. Ok, stanno sposando Yogo e casini varie, però mi hanno chiamato per proteggere uno, certo. Io devo fare quello. Perché se percepisco questo io tiro una palla di fuoco su uno degli Shugenja, altrimenti sto fermo. A livello molto teorico, poi questa cosa è all'interno del clan dello scorpione, che c'è la menata del Yoko con Yoko, poi magari rischiamo per il daimyo. Lo scorpione della Fenice. E della Fenice, sì, nel senso sono quelli però, lì che hanno la paranoia. Dal nostro punto di vista, la mia domanda era che lei ci ha chiamato e lei però ha detto che la vecchia ha detto che c'è in pericolo l'imperatore, quindi potrebbe essere, ho intuito, forse non è detto che sia vero, che la vecchia voglia fermare il matrimonio, perché se no gli Yogo proliferano come maiali. Però può anche essere, però se lei ci ha chiamato per proteggerlo, noi sappiamo solo voci degli Yogo, mentre lei effettivamente ci ha chiamato. Esatto. C'è anche cosa vedo dal suo sguardo quando la guardo? È una prova facile di intuizione. Non ce l'hai, cancellatelo dalla scheda, porca puttana. Sono quattro puntate che mi dici faccio un tiro di intuizione, non ce l'hai. Percezione. Fai un tiro di percezione facile, quindi devi fare 10 al massimo, cioè 10 o più. Percezione, ma la skill sarebbe? No, c'hai percezione. La percezione è perception proprio. Sì, può andare bene investigazione in questo caso. Ok, etichetta o cortigiano? No, perché non è una questione di etichetta o di cortigiano, è proprio una questione istintiva di vedere. Ah, caccia può andare, caccia può andare, ci sta. Grazie Simone. Un colpo di... comunque uguale, 10. Il minimo sindacale che ti serviva per notare il fatto che lei vi guarda preoccupata e tu capisci che questo è il momento di fare qualcosa. E in quel momento che lei ti ha guardato, lei scompare. E qua finisce questa puntata di fatto. Volevo finire le mani. E questo è il bello, che vi lascio in sospeso. Cioè, Dorita sparisce e una delle mie bacchette prende fuoco. Ok. Perché c'ho lo spirito Kami del fuoco. Comunque sente... il passaggio è che in teoria... Ma non ce la facciamo a picchiarli. Vabbè, ci sono 5 guardie. Ci sono 5 guardie, il daimyo e voi 5 contro 15. A mani nude.
Sì, però qui diciamo in due di cui due sono Shugenja, anche se uno ci posso pensare io abbastanza facile. Non è facile, se volete affrontarli non è facile, no. Ma se ve la giocate bene non è impossibile. Anche perché io... Però tenete conto che... Uno Shugenja li posso rompere in due. In tre di voi non hanno le armi. Eh no, quello è il... Tu sei uno Shugenja e puoi fare cose, lui è un monaco e mena a mani nude, ma tre di voi non hanno armi. In realtà ce le abbiamo. Dacci un paio di round. Ma in realtà anche io ho catana di fuoco. Io ho il Kyujutsu. Ah, io ti posso dare la katana di fuoco a me, a lui. No, Kyujutsu è tiro con l'arco. Ah, il tiro con l'arco. Ti posso dare una katana di fuoco se vuoi. Quello è... Ma non ha la katana. Ma io posso evocare una katana di fuoco. Ah, se puoi evocare una katana di fuoco è un altro discorso. Ti posso evocare una katana di fuoco su di te, meno potente che su di me, però picchia comunque. Vabbè. E comunque quello che avete ascoltato fino adesso è la Red Wedding. Era la Red Wedding di Fumble. E sti cazzi. Dai, Comunque. Me coglioni. Però Manto vorrei ricordare che abbiamo fatto un 97 esatto. con 5 raise. Combissima. Un 97 con 5 raise. E aspetta, un 97 con 8 dadi. Sì, praticamente, sì. Praticamente. Ma infatti io pensavo che sarebbe arrivata dopo questa rivelazione, però con un tiro del genere non potevo aspettare oltre. E quindi era necessario che la vecchietta lì. Sì, adesso. Vabbè, se se ne sono accorti loro allora. Hanno finito di castare entrambi o no? No, stanno iniziando in questo momento. Okay. Quindi si vedrà poi. Perché io ho la palla di fuoco, cioè la fiammata, che se picchio uno Shugenja, c'ha una prova molto difficile o perdere incantesimo. Dipenderà tutto dall'iniziativa, quindi andranno prima gli Shugenja. Ok, poi andrò io. Sai una cosa divertente? Che se ora facessi la prova contro di te, hai zero di vuoto, io ti batto in una maniera stratosferica. Non c'ho zero, ah sì, c'ho zero. Ora hai zero di vuoto. Comunque, quello che avete ascoltato era Fumble GDR. Abbiamo giocato alla Leggenda dei Cinque Anelli. Cazzo, ho speso un sacco di roba. Che secondo me continua a essere un bellissimo gioco. Sì. Arrivati alla quarta puntata, io sono innamorato folle. Ha delle meccaniche gioco. Bellissime. Diciamola bene: le meccaniche sono belle, ma anche l'ambientazione. L'ambientazione fa tantissimo. Sì. E se siete dei fan di film di samurai, vi crogiolerete nel vostro stesso grasso. Perché... Tanto per chi ci sta ascoltando in podcast e non ha capito cosa stesse facendo di gesto, la. Quella troia di Bayushi. Bayushi Troyoko, no? Si chiama Bayushi Troyoko. Stava facendo il classico coso da radunateli. Esatto. Con la mano. O circondateli. Circondateli. Comunque fate qualcosa. La Leggenda dei Cinque Anelli lo trovate nelle note alla puntata su fumblegdr.it se volete comprarlo su DriveThruRPG in PDF. Non c'è la versione in italiano, ma se masticate abbastanza l'inglese io vi consiglio di leggerlo, perché innanzitutto è un manuale fatto molto bene, organizzato molto bene, vi dà un sacco di ottime idee anche per altri giochi, è esteticamente molto bello. Sì. E in più è sui samurai, quindi con me si vince facile. E prima di chiudere io vorrei fare una domanda ai membri del mio gruppo. Ida-san. Si uccidono scorpioni o si rimane in disparte? Ah, si uccidono gli scorpioni. Ovviamente. Xiang? Io proteggo Umor. Io ho delle altre domande poi da farvi. Iwao Dono? Si picchiano gli scorpioni o si sta in disparte? Per come la interpreto io, in realtà si picchiano per un semplicissimo motivo. Noi siamo stati chiamati da qualcun altro e io la vedo come... E io la vedo la questione di onore interna al clan dello scorpione. Esatto. E in più siamo ospiti del clan del leone, quindi permettere l'uccisione di un daimyo perché siamo in inferiorità numerica è un insulto, è molto disonorevole. Cioè, poi... siamo tutti d'accordo allora. Cioè, e Akatsuki finiamo Akuseki, come... Akuseki è d'accordissimo sul restare in disparte e non fare nulla. Ma se il branco decide, lui si unisce al branco perché è dopo tutto uno finiamo che viene spinto dai suoi pari. Ma non c'è la scena Kakita? No. Ma figurati, beh, mi immagino che entri da buon Ronin. Io veramente Kakita dovrebbe stare con gli scorpioni perché lui vorrebbe fare fuori Umon. Ma non è la colpa di Umon in realtà, esatto, la colpa è del clan dello scorpione. Perché a questo punto secondo me Umon non sa neanche di essere uno yokai. Infatti potremmo anche scatenare la redemption di Kakita. Già, potremmo scatenare la redemption di Kakita. Ma infatti io avrei come cioè vorrei non c'è niente di più onorevole che riportare un lupo caduto al suo stato branco da cacciatore. E poi ci metterei un sì, noi in realtà difendiamo
per il leone, ma finisce con un CC. Noi abbiamo difeso l'onore, ma tu sei scorpione di questo clan. Decide l'imperatore se voi potete far sposarvi o meno, eh. Cioè, qual è la cosa giusta da fare? Ci sono solo 17 persone tra mezzo. Sì, la cosa giusta da fare è quello che... È mai stato un problema per i samurai? Sì, a volte sì. È un problema. Beh, ma in caso facciamo il branco dei coyote, un altro gruppo, altri personaggi. Esatto. Branco, ah, ma non eravate il branco dei chihuahua rabbiosi? Adesso, prossimo VG, facciamo tutti scorpioni, se moriamo tutti. Vai. Allora, come funzionano i punti esperienza in questo gioco? In teoria vengono assegnati dal master secondo quanto decide lui. Dato che questa decisione lato master univoca mi sembra ingiusta, io vi farò le seguenti domande. Ok. Allora, intanto prendete tutti un punto esperienza per la sessione. Perché per ora siamo ancora vivi. Ok. Poi, avete scoperto qualche elemento importante sulla storia e l'avete scoperto voi? Direi di sì. Sì, beh. Ne avete scoperti almeno due, secondo me. Uno, innanzitutto, che anche la moglie del daimyo è uno yogo. E anche la figlia, a sto punto. E quindi, di conseguenza, anche la figlia. Certo. E che la vecchia Bayushi è qui per uccidere chiunque. Chiunque. Quindi due punti esperienza. Per tutti? Per il gruppo? Sì, no, per il gruppo. Gruppo. È stato rivelato il segreto di qualche PNG. Beh, direi di sì. Sì. Beh, sì, che la moglie è una yogo. Esatto. E qua, perché rientra nell'altra, non sarebbe anche che la vecchia Baio ci vuole uccidere tutti? No, quello non è un segreto. Quello di no, PNG. Sequenza. È da quando ha fondato il gruppo che ci prova. C'ha il WhatsApp in cui scriveva adesso uccidere tutti. Esatto. Qualcuno di voi ha interpretato il proprio svantaggio mettendovi in situazioni difficili? Non credo. Beh, no. Io che non è uno svantaggio. No, esatto. No, deve essere uno svantaggio. Però questa, praticamente, tre di noi sono totalmente inutili perché non hanno svantaggi. Il fatto che io abbia scambiato i posti, i vostri. Mi sono messo in pericolo scambiando i posti. Sì, però non è io in teoria mi sono messo in pericolo con la signora perché non potendogli mentire, ho fatto quella prova di sincerità per dirgliela direttamente in faccia che io seguivo i comandamenti della figlia. E qua sento i vetri. Beh, però secondo me questo più, anche se non è uno svantaggio, mi sono messo in pericolo solo per onorare i Trickster, secondo me un punto lo potremmo prendere. Decidete voi, eh. Io lo punto. No, decide lui. Va bene, ok. Uno. Era un 0, va bene. Sì, uno. Va bene. Allora, non avete ancora fatto un combattimento, quindi nessuno è morto a causa vostra durante un combattimento. Quindi la prossima puntata ne prenderemo 16. E non avete ancora risolto un legame con un altro PG. No? Eh no, perché lui non ha smesso di bere. Che gli ha insegnato. Però il fatto che Ida abbia smesso di bere, quando ha smesso di bere, non gli darà dei malus al combattimento la prossima volta, quindi ottimo. Poi non devo spiegare io un incantesimo per toglierti l'alcol dal... Esatto. Non avete vinto un duello? No. 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 Non avete sconfitto la vostra nemesi? No. Per ora. Prendi i pix. Il duello del samurai non è solo un duello di spada. No. Io e lui abbiamo visto un duello contro Bayushi. No, deve essere un duello ufficiale. Puoi fare un duello tra Shugenja, puoi fare un duello di armi. Ma non è anche un duello di parole. No, questo era un... Dai, un 97. Cioè, ho apprezzato. È molto tentativo. Bello quello che avete fatto, ma non è un duello. Posso segnare un punto ipotetico? Sì, scusa, è un punto che non lo segno sulla scheda, ma ce l'ho io. Sì. È un 1 tratteggiato. Sì. Segnalo così. Hai un punto eroe. Ok. Io me lo segno perché tanto sai che prima o poi te lo cercherò di spendere in qualche modo. Esatto. Non avete sconfitto la vostra nemesi e non siete sopravvissuti allo scontro con un Oni o un mostro delle terre dell'ombra. Oh yes. 5 pix. Quindi avete preso, fatto 5 pix. No, mi manca un pix. Qui ci sono experience points. I punti esperienza possono essere spesi per comprare abilità o avanzare negli anelli. Mi hai regalato un pix? E mano a mano che avanzate in uno o nell'altro potete avanzare di rank. Quando avanzate di rank aumenta tutto quello. Io salivo di rank. Ah, guarda, io so già cosa prenderò. Ad esempio Simone, che è avanzato di rank,
ha preso dei Kyo. Che sono le tecniche da monaco. Io le tecniche da monaco spaccano qualunque culo. Con una do fuoco ai muri. A me mi manca. Torneremo al camper. Non puoi dare fuoco al metallo, ma ai muri sì. Va bene. Io ho due di riflessi. Per alzarlo mi servirebbero 8 pix. Sì. Ce ne ho 7. Mi dispiace. E salivo di rank. Sei a 136. Come fai a salire di rank? Devi arrivare a 150. Sì, ma se prendo questo. Va a 3. Diventa 30. Gli stessi punteggi tuoi, com'è possibile? Io ho 3-3-2-2. È un bordello da io ci avrei 3-3-3-2-2. Questa... E quante abilità hai? Una. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 non un po' di più. Sì, ma ne dovresti avere 20 di più. 16. Ma ho 2000 malus io. Lui ha preso un sacco di svantaggi. 90 più che tu non hai preso. Io ho preso due vantaggi. 90, te hai preso 40, solo vantaggi. Sono 130 più... Qua hai detto 16? Sì. Vai a 146, 146. Non sali comunque. Non sali comunque. Comunque, questo è il sistema che abbiamo elaborato, anzi che ho elaborato per darvi punti esperienza. Bello, ci piace. E, perché di base come si danno? E i punti esperienza si danno dal master a brutto, a volontà del master. Ma esatto. Tipo se media, non c'è scritto. C'è scritto, dipende da quanto velocemente vuoi far avanzare il gruppo, dagliene dai 3 ai 10. Quindi sì, io a questo punto lo faccio scegliere a voi. Alla Dungeon World. In base a come giocate prenderete più o meno punti esperienza. Noi ci stiamo alzando ma siamo ancora live. Sì. Esatto, ultime cose da dire, ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Se volete venire a Modena a giocare a Gattai o a Clotos, scrivete a gamemaster@fumblegdr.it o scriveteci un messaggio sulla pagina Facebook di FumbleGDR. L'avete già fatto in tanti, fatelo se pensate di passare da Modena almeno un giorno, perché mi assicurerò di tenervi un posto. Potreste anche avere la copia benedetta durante la puntata dei 5 anelli di Gattai. Oppure una non rovinata se... Ma questa la firmiamo. Ok, va bene. La copia che ti ho regalato, però se la vuoi dare via va bene. Ma a me ne voglio una integra, non voglio no, questa rovinata. Mota la tieni. E Mota la tieni. E anche benedetta. Che è sempre è giapponese, no? Sì, sì, è esatto. Benedetta. Ta tieni mo. È giapponese per... Adesso sono fatti tuoi, ti tieni questa copia. Ok, mi sembra traduzione quasi letterale. Esatto. Un pare sì, più o meno letterale. Dai. Esatto. Vi ringraziamo se ci avete ascoltato in diretta, vi ringraziamo se ci avete ascoltato in podcast. Yes. Se ci ascoltate in podcast, sappiate che oggi abbiamo mandato il podcast a Spotify, abbiamo mandato Fumble, abbiamo mandato Epoca, abbiamo mandato Com'è quel gioco, abbiamo mandato tutti gli altri podcast di QWERTY che sono Com'è quel gioco, solo versione podcast, intro outro, solo la versione audio. E quindi presto ci troverete anche su Spotify, se usate l'app di Spotify per ascoltare musica ci troverete anche lì. L'app di Spotify da cellulare in questo caso funziona, ti fai i brani ascoltare random sempre? Beh, dipende se vai nei podcast o se dici ascolta a caso quello che vuoi. Ok, non funziona come la musica. Dipende, anche la musica, se dici ascolta la playlist, ascolta la playlist. Ma la fai di fila? Puoi fare shuffle oppure no? Dipende se stai pagando oppure no. Shuffle settato. No, se non hai pagato. Se, e se non hai pagato è in random a caso. È in random a caso, ok. Quindi se uno paga Spotify ascolta le puntate a ma caso. Pagate lo Spotify, costa una miseria. No, noi italiani vogliamo quello graccato. E ci ascoltate anche Fumble, sì. Pensa, ci ascoltate anche Fumble. Ma non devi pagarlo per sentire l'ordine. Sì. Da computer, da cellulare sì, da computer no. Allora, da computer puoi ascoltare. No, da computer puoi anche saltare i brani. Scusate. Anche da app puoi saltare i brani, ma solo sei alla volta. Comunque, non è questo il punto. Salutiamo i nostri amici. Andate su Spotify, cercate Fumble se non è venerdì, ma aspettate settimana prossima. Esatto. E se invece usate iTunes, andate a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 anelli, yes, dato che stiamo giocando la leggenda dei 5 anelli. In più, oggi, questa settimana, è uscita l'ultima puntata della stagione... uno e mezzo di SideQuest, ah, per cui dalla prossima settimana iniziano Mutant Year Zero, e oggi, giovedì, è uscito
come quel gioco in cui giochiamo ad Assalto Imperiale. Mi avete le cose da fare nel weekend. Avete parecchie ore di roba da ascoltare, anche perché c'è pure Epoca che esce tutti i mercoledì. Quindi avete tipo 12 ore di roba da ascoltare. Yes. Andate ed ascoltate e guardate i video e condividete su tutti i social in cui potete condividere. Esatto. Se pensate di passare da Modena, scriveteci. Da Modena. Scriveteci, perché vi teniamo un posto. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di La leggenda dei Cinque Anelli. Moriremo tutti. Ma io li picchio perché moriremo tutti.